Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier e Clara Campi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, eccoci qui con la nostra puntatona domenicale. Oggi parliamo di un caso che ci è stato richiestissimo da un sacco di persone, è 2 anni che ce lo richiedete, finalmente lo facciamo, e però ringraziamo le Patreon che ci hanno chiesto di parlare di questo caso, perché sapete i Patreon hanno una priorità nelle richieste. Questo caso ci è stato richiesto da Elsbeth Battery. Tania. Giustamente lei come nickname su Patreon ha quello della Battery, e poi anche da Luana e Ivana. Oggi vi parliamo di Josef Fritzl e del suo scantinato degli orrori. Eccoci qua con questo caso austriaco. Tra l'altro abbiamo Marco che continua ad essere raffreddato. Mamma mia, sono i minimi termini. Se sentite un respiro di Darth Vader sono io, perché veramente sto respirando con le palpebre in questo momento. Sì, siamo disperati, infatti continuavamo a rimandare le registrazioni, poi siamo arrivati a un punto che dovevamo registrare tutto, quindi ci sono un po' di puntate sia di Crime and Comedy sia di Vite Scomode dove Marco ha questa voce qua. Ragazzi, abbiamo fatto di tutto, gli abbiamo dato ogni sorta di droghe, niente, non c'è niente da fare. Infatti ho visto i Teletubbies in camera mia e non ho la televisione, che mi dicevano ciao. Comunque, allora, prima di iniziare io direi facciamo gli auguri di compleanno ai nostri patron, perché questa settimana ben 3 fanno il compleanno, quindi tantissimi auguri ad Alice Romolini, a Gian Grammi e a Teresa Boccuzzi. Tanti auguri ragazzi. Tanti auguri, sì, ragazzi e ragazze, grazie mille, auguri. Scusate, sì, allora uso il maschile generico, che è una cosa che a me è stata sempre sui coglioni sin da quando ero alle elementari, ok? Però se uso il femminile generico poi si mettono a frignare i maschi, quindi usiamo quello che si usa correttamente. Non ditemi la schwa, perché spiegatemi come cazzo la pronunciate, spiegatemi. Sì, a parte che poi i maschi frignano sempre comunque, quindi... Infatti. Va bene così. No, anche perché penso che magari anche Gian Grammi sia una ragazza. Sai che forse sì. Gian Grammi mi sa... Quindi potevo usare il femminile semplicemente. Vabbè, ma basta, ma perché stiamo perdendo tempo? No, niente. Allora, auguri a tutte. Va bene, che preferisco anche. D'ora in poi se ho dei dubbi uso il femminile. Facciamo così, siamo d'accordo con tutti gli ascoltatori di Crime and Comedy. Per favore non rompeteci le balle su sta storia, dai. Allora, basta. E poi ovviamente salutiamo anche i nuovi iscritti a Patreon, che sono quindi effettivamente i produttori di Crime and Comedy. Come diciamo spesso, se vi dà fastidio sentire ringraziamenti ai Patreon potete skippare al capitolo successivo. Però noi li dobbiamo e li vogliamo fare, perché è solo grazie a loro che Crime and Comedy continua ad andare avanti tutte le domeniche senza mai pausa, quindi ricordiamocela sta cosa. Ringraziamo i nuovi iscritti: Andrea Ferrari, Verusca Cerati e Lia Serra. Grazie mille di essere dei nostri. Grazie mille. Tra l'altro posso fare una considerazione: meno male che ce l'hanno chiesto sia Elsbeth Battery che Luana Ivana, perché sennò avremmo dovuto aspettare un Josef Fritzl che si iscriveva a Patreon per fare Elsbeth Battery. No? Che è un'altra richiestissima, ma arriverà. Arriverà. Va bene, allora parliamo di Josef Fritzl e del suo scantinato degli orrori. Allora, è il 19 aprile del 2008, sono le 7 del mattino. In quel momento arriva una telefonata ai soccorsi in Austria, perché questa storia si svolge in Austria. Ok, arriva questa telefonata e si sente un uomo che avverte che c'è una ragazza che sta male al 40 di Ibstrasse. Tra l'altro, allora, si dovrebbe leggere Ibstrasse, ma è una parola che non ha senso perché ha tipo 4 consonanti una dopo l'altra, perché si scrive YBBSSTRA SS, una roba vabbè, niente. No. Austria. Comunque c'è appunto una ragazza che sta male in quella location e poi mette giù il telefono, quindi ovviamente arriva l'ambulanza per vedere che cos'è. Effettivamente c'è una ragazza svenuta che viene caricata in ambulanza. Questa ragazza ha 19 anni e non ha
nessun documento con sé. Infatti, vabbè, ve lo sto dicendo io che ha 19 anni, in quel momento sanno che è una ragazza giovane, ma non sanno nulla, non ha nessun documento. Allora, mentre è in ospedale, verso le 10 del mattino, quindi 3 ore dopo, arriva una Mercedes davanti all'ospedale, da cui scende un signore anziano molto distinto e secondo me anche un bel signore. Tutti dicono, ah, che brutto, non è vero ragazzi, siete disonesti, perché secondo me è un bellissimo signore, esteticamente, ok? Wow, ok. Sto parlando, questo, ho fatto la recensione fisica subito a inizio puntata, ok? Sì, sì. Quindi questo signore distinto esce dalla sua Mercedes e si presenta come il nonno di Kerstin. E Kerstin è il nome di questa ragazza. Ok. Questo signore si chiama Josef Fritzl e ha con sé una lettera scritta da sua figlia Elisabeth, che sarebbe la madre della ragazza, perché lui è appunto il nonno. Allora, avute queste informazioni, quelli dell'ospedale cercano di trovare i record di questa ragazza, perché loro sanno che sta malissimo, adesso vi spiego che cos'ha, però non riescono a fare una diagnosi specifica e quindi hanno anche paura a fare le cose, no? Perché non sanno, certo, se ha allergie a farmaci o cose di questo tipo, quindi vanno a cercare Kerstin Fritzl e non c'è. Non esiste questa persona, all'anagrafe non è registrata questa persona in nessun modo. Allora guardano la lettera scritta da Elisabeth, che sarebbe la mamma di Kerstin, e in questa lettera spiega che Kerstin sta male da diversi giorni e dato che non si rimetteva lei l'ha affidata al nonno Josef per farla curare e dice trattatela bene, il nonno Josef è l'unica persona che lei conosce. Quindi questo è quello che c'è scritto sulla lettera. Allora, sono tutti ovviamente confusi, quindi Josef spiega la situazione. Lui spiega che sua figlia Elisabeth è in una setta. Lei è membro di una setta misteriosa e che non la vede da 24 anni. In questi 24 anni in cui la figlia si è unita a questa setta, lei gli ha affidato 3 dei suoi figli, nel senso che ogni tanto gli abbandonava un neonato davanti alla porta di casa. E allora lui, che era un bravissimo nonno, lo prendeva e lo cresceva, ok? Come ho detto, i medici non hanno idea di che cosa abbia Kerstin. Quello che riescono a capire è che ha la pelle bianchissima, bianchissima proprio, nel senso di bianca, ok? Sì, soffre, pallida. Sì, ma di un pallido che proprio arriva al bianco, una roba incredibile. Poi soffre chiaramente di anemia. Ha pochi denti perché ha avuto una... chiaramente non è stata seguita da un dentista mai nella sua vita e ha perso molti denti e ha anche i capelli radi, ma sembra proprio che se li sia strappati, ok quindi ha tipo delle chiazze, sì, di calvizie, cose così. Allora le attaccano la flebo e poi la mettono in coma farmaceutico perché è veramente a un passo dalla morte, anche se loro non capiscono perché gli organi interni non stanno funzionando. Cioè è una roba gravissima. Sì. Sì, sì, la mettono in dialisi, cioè comunque una cosa del genere. Allora, i medici disperati, perché loro non hanno appunto nessun record medico di questa ragazza, quindi come stavo dicendo prima hanno anche paura a provare a fare degli interventi, chiedono a Josef di contattare in qualche modo questa Elisabeth, la madre della ragazza, perché almeno possa rispondere a delle domande, cioè che cosa è successo a questa ragazza, che vita ha fatto, come mai ha la pelle così bianca e tutte queste cose qua. Ma Josef risponde che è assolutamente impossibile, perché sua figlia è impossibile da rintracciare, si fa viva quando vuole lei, sempre solo via lettera, quindi lui non sa come fare. Allora, i medici... Ma tra l'altro, sì, scusami, nessuno si chiede come mai questa ragazza doveva, cioè sarebbe dovuta essere affidata al nonno, come dice la lettera, e l'ha dovuta portare alla polizia che l'ha trovata in mezzo alla strada, cioè qualcuno ha chiamato per portarla all'ospedale. E tra l'altro il nonno non è che è andato lì subito, no, è arrivato dopo con una lettera scritta dalla figlia. Sì, ma io penso che tutti si stavano facendo tante domande, ma c'era una confusione generale per cui tu ti fai domande ma non trovi le risposte più che altro. Allora i medici, che non sanno dove sbattere la testa, dicono ok, se tu sei il nonno e in più stai crescendo dei fratelli di questa ragazza qui,
vi sottoponiamo tutti a un test del DNA, così almeno vediamo se avete delle malattie genetiche o qualcosa del genere e riusciamo un minimo a raccapezzarci. E allora, io non l'ho capita sta cosa, però viene mandato qualcuno a casa dei Fritzl per fare il test del DNA. Cioè, io pensavo all'ospedale fai venire le persone e te lo prendono lì il DNA, però mi sa che coinvolgono la polizia per la raccolta del DNA, non lo so perché. Allora, secondo me perché non gli tornava qualcosa, cioè c'era lì sta ragazza che era simile a Gollum. Sì. E allora magari hanno mandato qualcuno a casa per farlo subito il test. Mm-hmm. Sì. Senza aspettare giorni che lui tornasse, poi sparisse, eccetera. Ah, giusto, giusto. Però glieli mandano tipo il giorno dopo, non lo mandano immediatamente. Comunque, in ogni caso, vanno lì per fare il test del DNA a tutta la famiglia e Joseph non c'è. È in giro. E allora lo fanno ai fratelli, così, e la roba muore lì per un attimo. Comunque, i dottori non sono contenti di questa cosa, continuano a dire che hanno bisogno di parlare con la madre della ragazza. E allora, oltre a contattare la polizia, cosa che a questo punto hanno già fatto, perché questa ragazza è senza dubbio il frutto di trascuramento, non mi viene la parola in questione, mi viene a dire neglect, che in italiano è... trascuramento. No, trascuratezza. È trascurata. Esatto. Abbandonata a se stessa. Ok. E quindi, vabbè, sti cazzi. Si mettono d'accordo con la polizia così e poi decidono addirittura di fare degli annunci in televisione per arrivare a questa ragazza in questa setta misteriosa. Quindi c'è proprio il dottore con il suo camice che va ospite a una trasmissione che sembra proprio tipo Uno Mattina. Cioè, c'ha quell'estetica lì, no? Del programma mattutino con la Ma guarda che i programmi tedeschi e austriaci comunque hanno tutti quell'estetica lì. Ok. Ok. Comunque c'è sto medico che fa l'annuncio dicendo ci serve assolutamente che questa Elizabeth venga a parlare con noi, non si preoccupi, non lo diremo alla polizia. Che dico, cioè lo stai dicendo in diretta nazionale, non lo diremo alla polizia, era fantastico. Vabbè, comunque questo annuncio funziona, perché il giorno dopo l'annuncio Joseph si presenta di nuovo in ospedale, ma ha con sé una donna. Questa donna è sua figlia Elizabeth. Elizabeth ha 42 anni e tutti sono sconvolti da questa cosa perché sembra molto più vecchia. Anche lei ha questa pelle bianchissima, appunto, dicono tutti che sembra avere almeno 10 anni in più, ok? Mm. E sembra molto trascurata anche lei. Quindi le fanno le domande sullo stato di salute della figlia, lei dice noi abbiamo vissuto in una setta e quindi non usciva a prendere il sole, che io, cioè, adesso non mi risulta che le sette abbiano come modus operandi non andare a prendere il sole, però va bene, non importa. Era la setta della luna. Ah, vedi, tutto torna. Vedi, tutto torna. Tutto torna. E poi... arriva la polizia, la famosa polizia che non dovevano chiamare, e decidono di portare sia Elizabeth sia Joseph in centrale per interrogarli meglio separatamente. Elizabeth viene interrogata per ore, lei è estremamente evasiva, non risponde alle domande, continua a dire sono membro di una setta, non posso dirvi i dettagli della setta perché sennò siamo tutti nei guai. Solo che dopo ore e ore dove lei viene pressata, dove viene accusata di aver trascurato sua figlia e le dicono che comunque verrà arrestata per abbandono di minore, perché ricordiamoci, lei in teoria ha abbandonato 3 figli davanti alla porta di suo padre. Ok, insomma, la pressano al punto che lei scoppia in lacrime, perché lei fino a quel momento era stata abbastanza tranquilla, era evasiva, no? Evitava di parlare, però esplode, scoppia in lacrime. E dice, va bene, vi dirò tutta la verità, ma solo se mi garantite che proteggerete da subito me e tutti i miei figli e ci permetterete di non vedere mai più mio padre Joseph.
E con questo torniamo indietro nel tempo. Ok. Parliamo quindi di questo uomo misterioso, Josef Fritzl. Allora, per ricostruire questa storia io mi sono basata soprattutto sul libro che si chiama Secrets in the Cellar, quindi I segreti dello scantinato, ok? Solo che ho notato che questo libro scrive delle cose che sono in contrasto con quelle che vengono dette in tutti gli altri documentari. Quindi ho cercato di fare una ricostruzione, una mediazione tra le due cose. Tra l'altro, si è scelto il libro giusto. Ho scelto il libro sbagliato, perché su questa storia c'è anche un altro libro che, se non sbaglio, si chiama tipo Non sono un mostro, adesso non mi ricordo. Mm-hmm. Sono usciti entrambi nel 2009 i libri, quindi un anno dopo. Però mi sa che l'altro è un pochino più accurato sul passato di Josef, non sulle, okay, sulle altre cose penso che siano accurati entrambi. E quindi ho cercato di fare un po' una mediazione tra questo libro che ho letto e tutte le cose che dicono nei documentari. Allora, Josef Fritzl nasce il 9 aprile 1935 a Darmstetten, Austria. Questa dovrebbe... Amstetten. Mi sono guardata i documentari apposta per fare la pronuncia. Ok. Su guardato i documentari su Amstetten. Amstetten. E lui ha una storia di famiglia molto, molto particolare, che appunto nel libro non c'è tutta. Quindi questa è una mia ricostruzione che spero sia accurata. Ricordiamo che Crime and Comedy è un podcast dove chiacchieriamo di true crime, ok? Quindi non vi incazzate se ci sono delle inesatte... Di solito non ci sono perché ci facciamo il culo a studiare. Sì, però sì, io metto le mani avanti lo stesso. Sì, e non siamo neanche dottori, non siamo psicologi, quindi se a volte diciamo delle cose inesatte, abbiate pietà di noi. Ma e sì, non venite... ma la dovete vivere come... Noi siamo i vostri amici che chiacchieriamo, cioè è questo. Esatto, è intrattenimento, non è educational. Grazie, perfetto, era la parola giusta, intrattenimento. Comunque, pare che il nonno di Josef, quindi qua ho fatto una ricostruzione che va indietro negli anni, ok. Sì. Il nonno di Josef era un proprietario terriero. Alcune fonti dicono fosse ricco, altre dicono fosse povero, quindi partiamo benissimo. Secondo me povero non era, forse non era ricco, però aveva delle proprietà terriere, ok? Quindi, ok. E ha anche questa casa al 40 Ibstrasse, ok? Allora, lui è sposato con una donna che mi sembra che si chiamasse Ada, me lo sono segnato da qualche parte ma non qui, chi se ne frega. Lui è sposato con una donna che non poteva avere figli. Allora il nonno di Josef, per provare la sua virilità, mette incinta tre cameriere. È così. A posto. Perché lui ci teneva a far sapere che non era lui quello sterile della coppia, ok? No, certo, ma scusa, tre... In momenti distinti, in momenti, tre in una volta. No, in momenti distinti. In una botta sola, ma cioè, tra l'altro, venendo una volta sola, tutte e tre, proprio pam pam pam. Pam. No, allora, no, non le so, i dettagli non li so. No, metteva incinta una cameriera alla volta. Quindi, ragazzi, la teoria per cui lui è povero non mi torna se c'ha le cameriere, no? Quindi io sono più sulla teoria che dei soldi deve averli. No. Ah, okay. Perché erano sue cameriere di casa sua. Ah, ok. Sì, no, non cameriere alla locanda. Locali, sì. No, sue cameriere. Però ne aveva una cameriera alla volta, quindi mette incinta la prima cameriera, ok? Tutto orgoglioso dice alla moglie: hai visto? Sei tu quella sterile, bravissima persona il nonno di sì, Dio, sì, sì. Quindi... E quando la cameriera, la sto chiamando cameriera ragazzi perché non ci sono arrivati i nomi, non è mancanza di rispetto, sì, sì, non sì. So come si chiama sta signora, quindi partorisce una bambina. E il nonno di Josef dice: ottimo, adesso questa bambina la cresce quella sterile di mia moglie e tu te ne vai. E licenzia la cameriera, assume un'altra cameriera, mette incinta pure lei, prende il bambino che nasce, lo dà a sua moglie, licenzia anche questa cameriera. La fa tre volte sta cosa. Sì, ma una persona meravigliosa. Ma tra l'altro mi immagino il colloquio di lavoro per le cameriere, tipo il casting coach. Cioè, sì, mamma. No. Ma guarda, è una roba terribile perché lui veramente sta rubando i bambini a delle persone troppo povere per poter far qualcosa. Perché io non penso che loro con gioia si siano prestate a fare l'utero in affitto per sta coppia, no? No, ma penso neanch'io. Anche perché
diciamo le cose come stanno. Non sappiamo nemmeno quanto fossero consensuali questi rapporti. Magari la prima cameriera, boh, magari sì, però tutte e tre non credo proprio, onestamente. Mm. Penso che si tratti di puramente di stupro e di furto di bambino. Quindi, insomma, è una storia che inizia così, può finire solo benissimo, no? Certo. Allora, una di queste figlie si chiama Maria. E Maria non ama stare in casa perché, sorpresa sorpresa, suo padre è uno stronzo. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Quindi padre padrone, padre violento, lei non lo sopporta e quindi si sposa giovanissima solo per andarsene di casa. Tuttavia si sposa, qua c'è tutta la roba psicologica per cui ti vai a sposare con qualcuno che sembra tuo padre, perché si sposa con uno che inizia a romperle le balle dicendo tu sei sterile. Perché sì, cioè, che poi era la fissa di quei tempi, non lo so. E quindi questo marito, di cui non sappiamo il nome, a un certo punto la lascia dicendo tu sei sterile, vado altrove a fare figli. E lei ritorna in casa con i genitori. In realtà ritorna in casa con la madre, quindi non ho capito se poi il padre è morto o che cosa. Comunque esce di scena questa persona, questa orribile persona esce di scena. Quindi torna a casa dalla madre e ci resta fino ai 40 anni. E lei è incazzata nera con la vita. Io la posso capire, sta povera ragazza, cioè non è che... Maria è incazzata nera con la vita, però lei vuole provare una cosa alla vita. Lei vuole provare di non essere sterile. Sono tutti ossessionati da sta cosa. Quindi tira... Incredibile. Non lo so. Tira su un operaio che si chiama Josef, non sappiamo il cognome, e si fa mettere incinta. Quindi non era lei quella sterile, era il suo marito, sì, in questo caso. Ah, oppure semplicemente non si incrociavano, sai che alcune coppie tra di loro non riescono a fare figli ma con altri sì. Quindi può essere una cosa di sì, che magari non sono sterili però proprio da loro due non parte la gravidanza. Sì. Comunque ragazzi, a sto punto secondo me è una tattica che funziona su Tinder. C'è un match, scrivete a uno e poi gli dite, oh secondo me sei sterile. Secondo me sei sterile, continuate a martellare finché lei non ve la dà. A questo certo. Punto lei, per dimostrarvi che non è sterile. Ma non lo so se al giorno d'oggi funziona questa tecnica, però ai tempi, nel 1800 andava di brutto. Sì, sì. No vabbè, ormai siamo nel 1900. 1800 era il capostipite di questa famiglia. Comunque, lei resta effettivamente incinta di questo Josef, che però lei disprezza. Quindi... Sono tutti rapporti serenissimi. E nasce Josef Fritzl. Fritzl è il cognome di Maria. Quindi lei a questo figlio dà il nome del padre, però poi dà il suo cognome. Non dà il cognome. È una roba strana. Sì. Ma è tutto disfunzionale comunque. Ma perché era un bambino maschio, non poteva dare il suo nome, chiamarlo Maria, col cognome. E quindi ha detto, vabbè, ma gli do il nome del padre e il mio cognome, che è unisex. Ok, perfetto, è andato così. Ok, comunque, quando Josef è piccolo, anche qui, cioè, allora, su tre documentari che ci sono ti danno tre versioni diverse. Uno dice che appena nasce il bambino il padre se ne va. Altri dicono che se ne va quando ha 3 anni, altri quando ha 4 anni. Comunque, quando Josef è piccolo, Maria lo caccia di casa suo padre perché è insopportabile. Quindi da questo momento in poi, cioè, in realtà tutti e due mi sembrano insopportabili da quello che ho capito. E quindi, da questo momento in poi, l'unico Josef di cui parleremo sarà Josef Fritzl. Fritzl. Ok. Era meglio se lo chiamava Fabrizio. Fabrizio Fritzl. Che reference da boomer, comunque. Sì, sì, è vero. Comunque. Allora, il piccolo Josef cresce disprezzando suo padre. Forse perché è influenzato dalla madre che ne diceva peste corna di sto pover'uomo. Lui lo vede come un uomo sfigato, di base. E invece idolatra Maria. Cioè, Maria è proprio la madre perfetta. Infatti, non a caso si chiama Maria, eh. Quindi, la madre perfetta. Anche se era severissima, era violenta e spesso gli diceva, ma io a te neanche ti volevo, dovevo solo provare di non essere sterile. Guarda, è già tanto che non t'ho ingoiato. No! Quindi c'è un'infanzia veramente meravigliosa. Gli unici momenti sereni con la madre erano le messe della domenica, dove andavano insieme, e le parate naziste.
Quelli erano i momenti più felici della vita del piccolo Joseph. Infatti il giorno più felice della sua infanzia è quando lui ha solo 3 anni. E adesso non voglio entrare nella geopolitica della Seconda Guerra Mondiale, perché non lo farò, perché non sono così masochista. Però ad un certo punto l'Austria viene annessa alla Germania. Su questo siamo tutti d'accordo. Sì. Ok. E quando succede, Hitler va a fare le parate in Austria, Hitler in persona. E quindi il piccolo Josef vede proprio la sfilata nazista con Hitler che saluta dalla macchina e saluta anche lui e sua mamma. Quindi lui è stato personalmente salutato da Hitler. E questo è stato il momento di massima felicità della sua infanzia. A parte le messe. A parte le messe, sì. Ma... l'infanzia meravigliosa. Meravigliosa. Ovviamente, crescendo, lui entrerà nella gioventù hitleriana. Però questo, mi sento di dirlo, era abbastanza standard per i bambini di quel... Cioè, sì. Non è che avevi così tanta scelta, no? Quindi, no. Quindi non facciamogliene una colpa, no? Era o così. Comunque, il piccolo Josef appunto cresce in questo periodo di nazismo e di guerra ed è particolarmente affascinato dalla Mauer. La Mauer è una clinica lì vicino a casa sua dove venivano mandati i disabili per sterilizzarli oppure per le eutanasie, perché appunto siamo sotto regime nazista, quindi... Vabbè, okay. Certo, cosa vuoi fare? E lui era molto affascinata da questa roba. Tra l'altro questa clinica Mauer era parte di un complesso che includeva anche un campo di concentramento, quindi... Ok. Allora, nel frattempo, Maria e Josef stanno vivendo in questa famosa casa al 40 Diebstrasse e sono con questa nonna Anna. Non so se prima ho detto Ada, però vabbè, un nome così. Vivono lì quando iniziano i bombardamenti, perché appunto l'Austria è stata largamente bombardata. Quando ci sono i bombardamenti, ovviamente tutti vanno nei rifugi antiaerei, ma non Maria. Maria non vuole lasciare la sua amata casa, le dice: oh, se muoio muoio, non c'ho voglia di andare nel rifugio aereo. Quindi ogni tanto Josef andava nei rifugi antiaerei o con la nonna o con, magari era in giro a giocare con i bambini, vanno. Però se era in casa da solo con la mamma diceva: no, stiamo qua, se cade una bomba, amen. Quindi giusto sì. Per aggiungere altri traumi a questo... Esatto, anzi vai fuori a giocare in giardino. No, poverino, mamma mia, vabbè, comunque no, se non è un'infanzia da serial killer questa, io non so quale possa essere. Comunque, dato che ci sono tutti questi bombardamenti e le case crollano, il 40 Ibstrasse non crolla, però le case intorno sì, il governo decide che gli sfollati devono essere ospitati da chi ha la casa ancora in piedi. Ok, e quindi diverse persone vengono mandate a questo 40 Ibstrasse. Maria gli sta sul cazzo sta cosa, perché lei ama la sua casa, non c'è voglia di avere gente in giro, e su questo io dico come biasimarla, perché solo su questa minima parte della sua vita posso capire che non vuoi avere gente in giro per casa. Sì. Poi vabbè, cause di forza maggiore ovviamente. Sì, 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 certo. Quando però gli vogliono portare ancora più gente a casa, lei si rifiuta categoricamente. E quindi viene mandata nel campo di concentramento. Quindi. Sì, perché era un periodo illuminato in cui potevi esprimere le tue opinioni e dire: no, questo qui non lo faccio, questo qui non c'ho voglia di farlo. Esatto, quindi lei finisce in un campo di concentramento e il piccolo Josef viene messo in un orfanotrofio. Non ho capito se nel frattempo la nonna è morta, però a questo punto non c'è più neanche, nessuno parla più della nonna, si dimenticano dell'esistenza di questo. Magari è morta, può darsi. Sì, sì, sì. Può darsi, perché comunque Maria ha avuto il figlio a 40 anni, quindi a questo punto ne ha già una cinquantina, può darsi che sua mamma sia semplicemente morta di età e non finita sotto una bomba, cioè può anche darsi. Certo. Comunque, Josef si ritrova in orfanotrofio dove gli dicono: è tua mamma è in un campo di concentramento, quindi è morta, cioè vai tranquillo che è morta. Va bene, quindi Josef cresce sapendo di essere ormai un orfano, perché pure suo padre, lo sfigato, è morto in guerra, quindi è un orfano. Un giorno Maria se lo va a riprendere in orfanotrofio. Josef dice: ma non eri morta? Perché alla fine della guerra hanno liberato i campi di concentramento, sì, sì. E Maria, che è questa donna tutta d'un pezzo, era riuscita comunque a sopravvivere. Allora,
Maria. L'erba cattiva non muore mai. Esatto, esatto. Però, allora, Maria ha avuto un'infanzia brutta, siamo tutti d'accordo. Quindi è diventata come è diventata per via dei traumi infantili. Adesso ha avuto anche i traumi da adulta, perché io non lo so che cosa è passato nel campo di concentramento, ma anche se non ha subito le cose peggiori che poteva subire, deve essere stata un'esperienza devastante. Beh sì, cioè, i campi di concentramento non è che sono proprio rinomati per come si villeggiava. Esatto, esatto. Quindi abbiamo una persona che è stata traumatizzata più volte nella vita, che si va a riprendere sto bambino, anche lui, con una vita di traumi. Ok, se lo sì, va a riprendere. Che poi tra l'altro negli ultimi anni gli dicevano tua madre è morta, lui si ritrova sua madre lì di fronte. Probabilmente ormai si era convinto e pensa... Sì. Di aver visto un fantasma. Sì, anche, una roba quindi, terribile. Quindi sì. Si riporta a casa sto bambino, lei era severa, fredda e violenta prima, figurati adesso, lo è ancora di più, non dimostra nessun tipo di affetto verso questo ragazzo e lo picchia tantissimo. Josef descrive proprio che lo lasciava completamente blu e nero per le botte, quindi proprio lo picchia in modo hardcore, finché Josef diventa grande abbastanza da alzare le mani pure lui, quindi è un rapporto tra madre e figlia che si pestano. Tutti dicono che dal di fuori non sembrava un rapporto madre-figlio, ma sembrava un rapporto di una coppia tossica, cioè loro sembravano una coppia nel modo in cui sì. Si relazionavano. Alcuni dicono che forse era anche una relazione incestuosa. Queste però sono voci. A Josef faranno questa domanda più avanti e la sua risposta è stata: no, assolutamente, non abbiamo mai avuto rapporti sessuali, purtroppo. questa è... Ma mia madre mi diceva che non era abbastanza carino. Sì, perché sua mamma gli diceva sempre: Josef, io lo vedo che è il demonio negli occhi. Quindi questo era il complimento che faceva a suo figlio. Comunque, quando Josef ha 15 anni, decide di iniziare il suo nuovo hobby. Il suo nuovo hobby è fare il guardone. Quindi va a spiare le coppiette dalle finestre. Addirittura poi lui è molto contento quando vicino a casa sua si trasferisce una nuova coppietta, si sono appena sposati e quindi scopano molto spesso. Lui ha trovato la finestra della camera da letto e passa le serate a fare il guardone. Tra l'altro Josef cresciuto è comunque un bel ragazzo, cioè ha gli occhi azzurri, è prestante, è sicuramente un bel ragazzo, ma è del tutto incapace a relazionarsi con le ragazze, ma con le persone in generale, e quindi è per questo che lui si sfoga facendo il guardone. Poi più avanti entrerà anche nell'ambito dell'esibizionismo, quindi comunque sempre nuovi hobby. Comunque, sì, diciamo che non si fa mancare niente. No, infatti, però sono sempre cose che non prevedono un contatto fisico. No? Cioè lui guarda, no. Oppure si fa guardare, sai, proprio la roba con l'impermeabile? Sì, quelle cose. Sì, però sono due cose che ti portano ad avere una sorta di dominio verso gli altri. Mm-hmm. Perché guardare gli altri che non sanno che li stai guardando, tu diciamo comandi, no? Cioè sì. È una sorta di dominio. E costringere gli altri a vedere le tue parti intime, ovviamente che non ti hanno richiesto di vederle. Sì. Quello lì è proprio, anche quello lì è una specie di prevaricazione, no? Quindi sì. È diciamo un'evoluzione, cioè nel senso sta evolvendo le sue fantasie. Esatto, esatto. Comunque mentre evolve queste fantasie lui studia anche, perché allora lui per colpa della guerra aveva perso 2 anni di scuola, però quando ha ricominciato la scuola si è mostrato subito un bambino molto brillante e intelligente, quindi ha avuto un maestro che l'ha preso sotto l'ala e l'ha incoraggiato e lui rapidamente è diventato il migliore della classe. Lui era molto studioso e si scopre che era bravissimo in matematica, una mente molto analitica, molto brava in matematica, al punto che crescendo diventerà ingegnere. Quindi mica male. Ingegnere andando a scuola serale però, perché quindi aveva già anche iniziato a lavorare, quindi comunque uno... Che si dà da fare, se non fosse che va a mostrare il pisello alle bambine e a spiare nelle finestre, sarebbe una brava persona, però vabbè. Sì, sì, sono i particolari che definiscono... I dettagli. Comunque, nel 1951 se ne va di casa perché non sopporta più sua madre e trova lavoro come ingegnere a Linz,
che è una città lì vicina. Non è una grande città, non è come Vienna, però meglio di Amstetten. E mentre è lì, 5 anni dopo, nel 56, conosce una ragazza in un caffè. Questa ragazza si chiama Rosemary. Josef a questo punto non ha mai avuto una relazione con una ragazza. Ok, lui non ha mai avuto una relazione, conosce questa ragazza e questa ragazza lo colpisce. E lui racconta che lo colpisce perché era molto timida, era molto riservata e stava zitta. Quindi la donna pazzo. Perfetta. Sì, una real doll. A lui sta roba piaceva da morire. E poi era anche una che oltre a stare zitta lo ascoltava con gli occhi adoranti, dicendo wow, ma tu sei un ingegnere intelligentissimo con questi occhi blu, ma sei eccezionale. Quindi lui si mette insieme. Metti dentro il pisello. Non ancora. No, con calma. No, cioè nel senso, mettilo via che... Ah, mettilo... lui con Rosemary non si mette a fare queste cose. Ah, ok. Lui comunque subito quella sera decide, ok, ho trovato mia moglie. Quindi dice a Rosemary, guarda, ho deciso che tu sarai mia moglie. E lei dice, ok, e quindi inizia, il rapporto inizia benissimo. Lei e Rosemary aveva anche proprio una personalità strabordante, sì, una che proprio si imponeva. Sì. Assolutamente. Quindi comunque Rosemary lo presenta alla sua famiglia e la famiglia è entusiasta di questo fidanzato perfetto. All'inizio, poi cambieranno idea. Comunque si sposano e decidono di tornare a vivere ad Amstetten, nella famosa 40 Ibstrasse. L'unico indirizzo che c'è in questa storia è quello, ragazzi. Allora vanno a vivere lì e nessuno parla più della madre. Quindi io mi chiedo, la madre è morta nel frattempo? Cioè questa è una storia piena di gente che ogni tanto scompare e non sai che fine ha fatto. Comunque la madre non c'è più. Leggenda vuole, però vi dico già subito, vi deludo subito, è una leggenda, ma leggenda vuole che Josef sia tornato in quella casa e abbia rinchiuso sua madre in soffitta per non rompergli i coglioni. Stai lì e non scendere mai più. Però quando gliel'hanno chiesto, lui ha risposto in modo simile alla domanda precedente, ha detto no, assolutamente non ho rinchiuso mia madre in soffitta, purtroppo, perché sì. Mi sarebbe piaciuto molto, quindi bene. Comunque si sposano e nel 57 nasce la prima figlia della coppia. Loro in totale nel corso degli anni arriveranno ad avere 7 figli, ok, 7 figli. Nel 62... Josef viene promosso nel suo lavoro di ingegnere e viene mandato per 6 mesi in Ghana perché doveva supervisionare dei progetti edilizi in Ghana. Quindi lui va in Ghana per 6 mesi e in questi 6 mesi non fa una telefonata a casa, né manda una lettera. Allora chiariamo, erano i tempi che erano, magari la telefonata intercontinentale Austria-Ghana non era la cosa più semplice da fare. Però insomma in 6 mesi ti organizzi magari per una telefonata, no, mandi una cartolina, niente. E infatti stavo dicendo almeno una lettera, una cartolina, cioè io sono vivo, voi? No, nulla, no. Scompare nel nulla, però poi dopo torna e quando torna si offende a morte che i bambini, che a questo punto ne aveva 2 o 3, non li aveva ancora tutti e 7 ovviamente, sì, comunque sì. Si offende a morte che i bambini che erano piccoli non si ricordano di lui. Si offende tantissimo, sono bambini piccoli, ovvio che non si ricorda. E allora, da quel momento in poi, inizia a diventare il padre violento che sarà per il resto della vita. La sera però esce per continuare i suoi hobby di guardone ed esibizionista, quindi non erano hobby di gioventù, cioè se li porta dietro. Sì, erano proprio passioni, sai quando uno c'ha proprio la passione del bricolage, quelle cose lì, lui c'aveva la passione di far vedere il pisello al parco. Esatto, ma magari si fosse limitato a questo, perché come giustamente dicevi tu prima, crescono questo tipo di perversioni, crescono e si arriva al culmine, perché nel 1967 Josef viene arrestato per stupro, perché pare che è entrato dalla finestra di notte nella casa di questa signora e l'abbia stuprata, anche se lei era a letto con accanto la culla con dentro suo figlio.
Quindi l'ha proprio, cioè, dato che era una notte d'estate, no? Lei aveva la finestra aperta, era al primo piano, lui è proprio entrato nella finestra e l'ha stuprata nel suo stesso letto. Quindi, cioè, immaginatevi anche tutto il trauma che c'è dopo, no? È successo a casa tua, quindi non hai più neanche il tuo spazio sicuro, cioè, terribile. Sì, 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 è tremendo. Questa donna però non so come, ma lo denuncia, cioè allora lo denuncia è ovvio, però non so se lei sapeva chi lui fosse, se conosceva il nome, oppure se è riuscita a dare un identikit talmente perfetto che l'hanno beccato, non lo so. Comunque lui viene beccato e condannato ad un anno di prigione. Durante questo anno di prigione Rosemary, sua moglie, lo va a trovare tutte le volte che può. E dice, e lo difende sempre, dice, ma no, ma sarà stato un incidente, sarà scivolato e gli è finito il pisello dentro alla signora che stava dormendo, cioè, sono cose che capitano, no? Lui è un No, capita che tu sei lì che passeggiando inciampi, cadi dentro la finestra al primo piano di una signora e poi, ups... Sono cose che possono succedere, ma Marco. Sì. E quindi lei giustamente supporta il marito. Dopo questo anno, Joseph esce di prigione e riprende tranquillamente la sua vita. Era stato licenziato dal suo lavoro, ma comunque ingegnere, riesce a ritrovarsi un altro lavoro e riprende la sua vita come se nulla fosse successo, continua a fare figli. La sua preferita è Elizabeth, la quarta figlia, che nasce nel 66. Quindi lei è nata un anno prima che lui finisse dentro, quindi lui si è perso da quando Elizabeth aveva uno a quando aveva 2 anni, però comunque sì. Lei è la sua figlia preferita. Allora, come dicevo, Joseph ha trovato un nuovo lavoro, ma non si limita a quello, perché lui decide che deve investire nel mattone e quindi inizia a comprare proprietà immobiliari, e lo fa in un modo anche molto come posso dire, è uno che prende rischi, perché lui si fa proprio i mutui per comprare i posti, convinto che poi gli rientreranno i soldi, e addirittura compra un hotel. Compra un hotel e dice, sì, compro questo hotel, così nel frattempo io lo ricostruisco tutti, perché lui, oltre ad essere ingegnere, era anche bravo nei lavori manuali, quindi lui era in grado di progettare e anche costruire proprietà immobiliari, quindi lui magari prendeva dei ruderi e li ricostruiva lui, cioè comunque era una persona sicuramente intelligente e molto in gamba, a parte il fatto che era un pazzo perverso. No? Però sì, sì. Per quanto riguardava la costruzione di casa era bravissimo. Quindi lui si prende anche questo hotel perché lui ha un sogno. Lui ha fatto questa cucciolata di 7 figli, no? Quindi si prende un hotel, mette tutti a lavorare nell'hotel e tutti lavorano per lui. Ok? Questo è quello che vuole. Comunque lui all'inizio fa dei buoni investimenti, oltre a questo hotel prende anche un condominio, affitta gli appartamenti, poi la sua famosa 40 Ibstrasse la allarga perché aveva un grosso giardino, ci costruisce degli altri edifici intorno al giardino e fa tutti questi appartamenti che poi affitta, e lui ama affittare a quelli che erano nel welfare, quindi a quelli che sono nei programmi di sussidio governativo, così il governo austriaco versava l'affitto direttamente a lui. Ok, e quindi c'ha un sacco di giri. Allora lui è un trafficone, Joseph. Comunque, mentre lui lì che fa questi traffici, i suoi figli crescono, no? E quando Elizabeth entra nella pubertà, quindi verso gli 11 anni, Joseph inizia a interessarsi ancora di più a lei. E dato che lui è un burlone, perché Joseph è uno che fa questo lo dicono tutti quelli che lo conoscono, è uno che gli piace fare gli scherzoni, gli piace fare le battute volgari, è uno così. E, allora lui è un burlone, e in più nota anche che sua figlia Elizabeth ha un carattere identico a quello della madre. Questa cosa gli piace, e allora è la vittima perfetta per i suoi scherzoni e inizia a fargli gli scherzi. Gli scherzi sono metterle i giornali porno sotto il cuscino a una bambina di 11 anni. E giù a ride. Sì, cioè... secondo lui questi proprio erano gli scherzi migliori del mondo. Solo che questi scherzoni, mano a mano che il tempo passa, diventano molestie. E le molestie... Già, scusami, Clara, già, quello, però, già quella è una molestia, chiaro. Sì, sì, perché tu puoi chiaro. Dire, sì, no, ma è uno scherzo, sto facendo uno scherzo a una bambina, però se gli metti i giornali porno,
cioè nel senso davanti, perché vuoi farle vedere quelle cose lì, vuoi vedere come reagisce, vuoi vedere cosa dice, cosa pensa. No, ma infatti hai perfettamente ragione, anche quella è una molestia, però lui passa alle molestie nel senso a mettere le mani addosso. Sì. Cioè, in quel senso, fisiche, cioè, certo. Sì. E poi queste molestie diventano veri e propri stupri. Quindi a Elizabeth, dodicenne, viene stuprata da suo stesso padre. Lui ovviamente è un padre padrone, la controlla in tutto, controlla con chi esce, quando riceve lettere lui le apre prima di consegnargliele, se vuole consegnargliele, perché alcune le fa sparire. E ovviamente poi quando lei deve scegliere la scuola superiore, ovviamente la sceglie Joseph e ovviamente sceglie l'alberghiero, perché deve mandare tutti i figli a lavorare nel suo hotel. Certo. Ok. Allora, gli amici di Elizabeth notano che lei è sempre, sta sempre sulle sue, poi ci sono delle sue amiche che sono state intervistate nei documentari che dicono era strana perché in quell'età lì, sai, si iniziano a notare i ragazzi, noi stavamo sempre lì a parlare, questo è carino, lei non voleva mai parlare di queste cose, spesso non usciva con noi, non voleva mai che andassimo a casa sua e diceva che suo padre era molto severo e non le permetteva di avere amici a casa. E tutti gli amici di Elizabeth hanno paura di Joseph, perché lui fa comunque abbastanza paura, cioè c'ha questo aspetto molto severo, cattivo. Questo i bambini hanno paura di Joseph, i vicini di casa dicono tutti che era un signore meraviglioso, proprio un uomo di successo, ma anche un simpaticone e sempre molto educato e distinto. Sì. Che cosa? No. No, sì, che è una cosa tipica di sta gente qua, cioè risultare comunque simpatico, distinto in superficie, no? Perché poi comunque i vicini non è che ci avevano rapporti no. Proprio più assidui. No, anche perché, ecco, adesso andando più avanti in questa storia, ho notato molti documentari criticano i vicini di casa, criticano i coinquilini perché dicono ma non avete visto. Ma ricordiamoci anche che siamo in Austria. Cioè già a Milano tu non sei un cazzo dei tuoi vicini di casa, non sai neanche come si chiamano, figurati in Austria, no? Non lo so, questo sì. Sono stereotipi, magari in realtà no, in Austria no, no. Sono tutti super amichevoli con i vicini di casa, non lo so, è uno stereotipo. Però a me dà quell'impressione lì che ognuno si fa un po' gli affari propri, no? Quindi è tutto sì, in superficie. Sì, ma... Allora, cioè io c'ho dei vicini al quarto sotto che hanno un cane che tutte le volte che escono questo cane qui abbaia finché non tornano. Oh, sì. Io non so che facciano questi qua, cioè, nel senso io vorrei dirgliene di ogni, non sono mai riuscito a incrociarli, cioè non so, non riesco a beccarli. E allora vedi, con Crime and Comedy mandi questo messaggio che gli esatto. Verrà recapitato. Fate stare zitto quel cane lì. E come fanno se non ci sono? Comunque, arriviamo al 1978, a questo punto Joseph, che è sempre lì, che costruisce cose, fa cose, decide di chiedere dei permessi al governo per espandere la cantina al 40 Ibstrasse e costruire un rifugio antiatomico, che era una cosa che si faceva così, per sicurezza. I permessi, allora vanno a fare i controlli, i permessi gli vengono regolarmente dati e non solo, gli danno anche dei contributi statali. Signore, tenga questi soldi per costruire questo rifugio antiatomico che è importante che lei lo faccia. Però che anni erano? Perché eravamo in piena guerra 78. Fredda. 78. Sì, eravamo in piena guerra sì, fredda. Sì, non era... Quindi... Cioè, comunque il governo dava i fondi a chi voleva costruire rifugi antiatomici, sì, quindi beh, lui certo. Non era sicuramente l'unico a fare questa cosa. No, infatti. E lo costruisce proprio lui stesso, comunque, come dicevo prima, lui è bravo a fare queste cose, costruisce. E a questo punto, mentre lui è lì che costruisce, i figli crescono e tutto il resto, scadono i 15 anni dalla sua condanna per stupro. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché ai tempi, non è più così ragazzi, ma ai tempi la legge austriaca ti ripuliva la fedina penale se non avevi commesso altri reati a 15 anni di distanza dal primo reato. In realtà non è, quindi dipende da che reato è. Per lo sì, stupro sì. Erano 15 anni. Quindi lui non ha fatto altri reati, o meglio, non l'hanno beccato. Questa è la mia versione, che non l'hanno beccato, però vabbè. E quindi la fedina penale viene completamente ripulita. Io ve lo dico, così lo sappiamo. Però secondo me è possibile anche che non li abbia fatti, perché mi sembra una persona abbastanza meticolosa. Cioè uno che comunque sta attento, sapendo quella roba lì. Mm,
Sì, sì, può darsi, ma lui si sfoga in altri modi che adesso gli... Tra l'altro, appunto, c'aveva anche lo sfogo in casa. Quindi... Appunto, si sfogava con sua figlia e anche... Anzi, ve lo dico adesso, perché aspettare, e anche fuori, perché oltre a stuprare la figlia, lui frequentava i locali notturni e i bordelli. E hanno intervistato delle prostitute in alcuni di questi bordelli e pare che c'erano delle ragazze che si rifiutavano di lavorare con lui perché era troppo estremo. Ok, quindi lui si sfogava in questi modi. Nel frattempo, come vi stavo dicendo, Elizabeth cresce e mano a mano inizia a ribellarsi al padre perché, cioè, che vita d'inferno sta avendo sta ragazza. Poi sua madre è una meba, ora... Rosemary, io voglio credere che non lo sapesse che suo marito stuprava sua figlia, però insomma sono cose che ti accadono giornalmente in casa. Io non dico arrivare ad immaginare una cosa così atroce, ma capire che c'è qualcosa che non va sarebbe il minimo. Secondo me è impossibile non saperlo. Cioè, se non lo sai, perché non vuoi saperlo. Sì, credo che sia così, perché comunque Rosemary, come tutti i figli, era terrorizzata da Joseph. Tra l'altro, crescendo, avendo sfornato 7 figli, Rosemary aveva messo su peso e Joseph glielo faceva notare soprattutto quando avevano ospiti a casa, quindi la prendeva in giro per il peso, poi diceva, vedete, cioè, guarda, non la scopo neanche più, tanto ormai abbiamo fatto 7 figli, come faccio a scoparmi un roito del genere? Ai amici, parenti, infatti c'è la sorella di Rosemary, Christine, che odia a morte Joseph e in tutti i documentari lei c'è e in tutti i libri si è fatta intervistare per dirne peste e corna, cioè lei lo odia a morte, però lei diceva che sua sorella, lei dice, io non capivo perché mia sorella non lo lasciava, però posso dire che lei era terrorizzata dal marito, quindi era completamente succube di questa persona. Sì. Ok, quindi ovviamente Elizabeth inizia a ribellarsi e a un certo punto con una sua compagna di questo istituto alberghiero decide di scappare di casa. È il 1983, lei a questo punto ha 17 anni e con questa sua amica scappano a Vienna. Scappano proprio come scappano delle 17enni, si fanno lo zainetto e vanno senza sapere che cazzo stanno facendo, si ritrovano a dormire in stazione, quindi... Però anche la sua amica aveva una situazione familiare brutta e quindi hanno detto proviamo a fare sta cosa, almeno siamo in due. Sì, 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 è quella fuga senza cognizione di causa che poi a un certo punto desisti quasi subito perché non ti sei organizzata, a dormire in stazione comunque è una roba pesante. Poi per delle ragazzine è pericoloso. Esatto, poi sei comunque minorenne, quindi devi trovarti un lavoro, ma poi non puoi dire da dove vieni perché sei minorenne, non puoi dire perché sennò ti rimandano indietro, ti trovano, ti stanno cercando. Quindi è più un segnale d'allarme che una vera fuga. Vabbè, loro cercano di fuggire veramente, però in base a tutte le cose che giustamente hai detto tu, si ritrovano in brutti giri, ok? Perché siamo negli anni Ottanta. Allora, io qui c'ho un flash della situazione tipo i ragazzi dello zoo di Berlino. Lo so che quella è la Germania, questa è l'Austria, sono due cose diverse, ma non è vero, perché lo sappiamo che è la stessa cosa. Però dobbiamo fare finta che sono... adesso mi sono messa contro anche gli austriaci con questa cosa. Ma sì. Vabbè, comunque, si ritrovano in un brutto giro, e però cosa devono fare? Stanno con queste persone per avere un posto dove stare. Non è che non gli succede niente di brutto, cioè detto così sembra chissà cosa gli è successo, non sembra sia successo niente di brutto, però stanno in questi appartamenti occupati. E una sera c'è una festa, ma in realtà penso che fosse sempre un po' una festa in questi appartamenti, e i vicini di casa di questo appartamento occupato non ne possono più. E quindi proprio quella sera chiamano la polizia. Hanno ragione i vicini in questo caso, no? Però purtroppo chiamando la polizia i minorenni vengono arrestati e vengono rimandati a casa, incluse Elizabeth e sua sorella. Ovviamente Joseph è incazzato nero, gli impedisce di uscire con gli amici come punizione, sai, la mette in punizione, queste cose qua. E arriviamo all'anno successivo, 1984. Elizabeth vuole andarsene via. Finalmente trova un modo, perché si organizza con sua sorella Rosemary
perché la secondogenita l'hanno chiamata come la madre, giusto per creare un po' più di confusione in questa storia, no? Ok. Sì. Comunque si organizza con questa sorella che era più grande ed era andata a vivere a Linz, che è questa città vicino ad Amstetten. E allora si organizza per andare a vivere con sua sorella. Prepara le cose, manda già tutte le sue cose nell'appartamento di sua sorella. I genitori sono d'accordo, va tutto bene. Pochi giorni prima del trasferimento effettivo, Josef chiede ad Elisabeth di aiutarlo con i lavori in cantina, cosa che lui spesso faceva, doveva tipo portare una porta nella cantina. Ovviamente a Josef non è che gli puoi dire no papà affanculo, cioè fai quello che ti dice. Quindi entrano nella cantina e mentre lei è di spalle, Josef le mette uno straccio imbevuto di cloroformio davanti alla bocca. Lei sviene. Quando si sveglia è legata ed è completamente al buio. Mano a mano che gli occhi si abituano al buio, lei si accorge di essere su un letto e vede che vicino a lei c'è un gabinetto e una televisione. Ed è tutto buio. Rimane così fin quando Josef ritorna. Lui la slega, le toglie il bavaglio e le mette una catena alla vita. Una catena che è abbastanza lunga per raggiungere questo bagno, che non è un bagno, sì, perché è nella stessa stanza, cioè praticamente c'è un gabinetto e un lavandino minuscolo attaccati, e questo è. E almeno può tirare l'acqua, cioè nel senso che non è un bagno chimico o il secchio che poi sta lì. Sì, no, no, è tutto perché giustamente Josef sapeva fare anche i lavori di certo, idraulica, no? Quindi lei si ritrova in questa situazione, il padre non le dice niente, cioè va lì, la slega, gli mette la catena, ogni tanto scende, gli porta da mangiare e ovviamente la stupra e non le spiega niente, cosa sta succedendo, niente. Nel frattempo sia Josef sia la moglie Rosemary denunciano la scomparsa della figlia e Josef è preoccupatissimo, è lì che dice no ma cosa è successo, quella è una scapestrata, lo sapete che era già scappata di casa, sì vi ricordate l'anno scorso scappata di casa, era con i drogati, adesso ma se si è unita a una setta adesso cosa faccio, se mia figlia si è unita ad una setta come fanno tutti questi ragazzi scapestrati, lui preoccupatissimo. Pochi giorni dopo arriva una lettera a casa dei Fritzl. La lettera è scritta da Elisabeth, è la sua grafia e c'è la sua firma. La lettera dice: sono entrata in una setta, non cercatemi. Proprio come immaginavate voi. Sì, Josef dice: lo sapevo che era entrata in una setta. Lo sapevo. Allora porta la lettera alla polizia. Sì. Hai visto? È entrata in una setta, ma trovatemela. Io sono disperato. Come faccio? Trovatemi la mia figlia in una setta. Quindi la polizia si mette a cercare questa figlia in una setta. Ovviamente la lettera era stata sì scritta da Elisabeth, ma perché suo padre gliel'aveva dettata e l'aveva costretta a scriverla. Ovviamente. Elisabeth è in questa cantina, è sempre da sola, però non è... Allora, adesso vi spiego com'è fatta sta cantina. Intanto non si capisce com'è fatta, poi alla fine della storia vi spiegherò perché non si capisce, però... Da quello che c'è scritto ovunque, devi passare 7 porte per arrivare a dove Elisabeth. Cioè, tu entri, c'è la porta della cantina, entri e c'è questo famoso rifugio antiatomico che dovevano fare. Sì. Che sono andati anche a fare i controlli e hanno detto, bellissimo. Poi, se spostavi tipo degli scaffali, c'era nascosta una porta dietro gli scaffali. Ok, tu aprivi questa porta e poi c'erano tipo altre 6 porte. Cioè io non l'ho capita com'è sta roba, però un totale di 7, anzi no, c'erano altre 5 dopo di quella, perché è un totale di 7 porte per arrivare. Ma non è una cosa magari religiosa legata? Cioè perché il 7 nella religione a volte torna. Allora, anch'io l'ho pensato, Josef non dà segnali di essere religioso, è vero che da bambino... Infatti, sì, lo era. Non ve lo so dire, ragazzi, non so. Però sette ritorna in questa storia, 7 figli, sì, 7 porte. Adesso vedremo che torna un'altra volta al 7. Sì, sì, sì. Quindi, interessante. Mettiamola lì. No, forse era solo paranoico lui, dice, più porte metto, se per caso vengono a controllare la gente a un certo punto si stufa. Sì, esatto, le porte. E quindi, esatto. E quindi... Esatto. E appunto all'inizio, cioè questi primi giorni dentro questo scantinato sono, cioè Elisabeth è assolutamente che non capisce che cazzo sta succedendo, sempre da sola, è sempre al buio,
non ha niente neanche da mangiare, perché il cibo glielo porta Joseph. Ovviamente cosa fa Joseph? Le porta il cibo, glielo mette lontano rispetto a quanto può arrivare con la catena Elizabeth, poi lui la stupra e se lei fa la brava poi gli dà da mangiare, quindi gli sta facendo una sorta di rieducazione per cui lei gradualmente smette di ribellarsi alle aggressioni sessuali per avere da mangiare. Vi avevo detto che c'era anche una TV. La TV non è collegata a niente, quindi Elizabeth non è che dice almeno guarda la TV. No, la TV è una di quelle, è una TV con collegato un videoregistratore e Joseph porta i film porno da guardare insieme. Mano a mano poi inizia a fare le cose tipo guardiamo il film porno, poi ripetiamo la cosa noi, quindi copiamo quello che fanno nei porno. Questa è sua figlia, per chi se lo fosse un attimo, no, un secondo dimenticato. Ok. Ma infatti, ma c'è una roba veramente, cioè già nel senso, non fosse la figlia, non è che uno dice cazzo sta facendo la roba più bella del mondo. No. Minchia, con la figlia cazzo è veramente una roba, cioè non schifosa di più. Cioè io penso che questo qua, allora, a me sono concesso che il Toy Box Killer, com'è che si chiama, David Parker Ray, non sia tutto vero, o sia qualcosa, cioè, secondo me questo qui è peggio di quello che può aver fatto David Parker Ray a una ragazza. Poi vabbè, Parker Ray se l'ha fatto veramente a tutte quelle che dicono, è peggio. Però non lo so, secondo me questa storia che adesso non abbiamo ancora esplorato, ma io penso che tanti dei nostri ascoltatori più o meno sanno già di cosa stiamo parlando, può essere una delle storie peggiori di sempre, secondo me, perché va a rompere anche dei anche altri tabù rispetto. Sì. Vabbè. Ma è quasi peggio secondo me anche di quella della ragazza nella scatola. È simile, ma è simile. Allora, in realtà è difficile metterti a fare la classifica, no? No? Di cosa è meglio e cosa peggio, però questo vabbè, adesso secondo me, perché quando qua arriviamo c'è il legame di sangue, che è una roba che proprio mi manda fuori di testa. Sì. Cioè, in senso negativo, non è che... Vabbè, chiaro. Vabbè, dai, no, Marco, capire, non c'è bisogno però... che specifichi. Comunque, vabbè, lui questi primi giorni li passa proprio appunto a fare la rieducazione di Elizabeth. Se tu obbedisci, ottieni cose. Se non obbedisci, le perdi. Perché, ad esempio, lei aveva vestiti coperte. Lui, se fai la brava, ti porto una coperta in più. Se fai la cattiva, ti tolgo le coperte pure i vestiti, ti lascio nuda 2 giorni. Quindi, ecco, i primi giorni sono così. Quando la povera Elizabeth compia 19 anni, la polizia ufficialmente smette di cercarla, perché per qualche motivo negli anni 80 in Austria la maggiore età era 19, non 18. Quindi 19 anni, lei raggiunge la maggiore età, la polizia smette di cercarla, dicono oh, se si è voluta unire ad una setta, che stia in questa setta. E quindi è così. Sempre in quel periodo, finalmente Joseph ritiene di aver rieducato Elizabeth abbastanza per toglierle la catena. Però le dice, guarda, ogni tentativo di fuga è non solo inutile ma pericoloso. È inutile perché tanto non ce la fai uscire da qui. È pericoloso perché se tu provi ad aprire la porta, io ho connesso un sistema che rilascia del gas che ti fa morire. Quindi le dice questa cosa. E niente, quindi Elizabeth sta lì, cioè... Io penso che lei in realtà abbia anche provato a fuggire, ma era veramente impossibile. Cioè, stiamo parlando di un seminterrato, cioè un sottoscalo, non lo so che cos'è, uno scantinato dietro allo scantinato, cioè uno scantinato dietro allo scantinato in cemento armato, senza finestre, non c'è via d'uscita. Un bunker doppio fondo, nel doppio fondo di uno scantinato, quindi sì. Sì. Sì, che poi anche senza luce del sole, cioè tu non sai che ore sono, che ore non sono. E infatti lei chiedeva spesso un orologio e lui rifiutava. Comunque, dopo 2 anni di prigionia, quindi ragazzi possiamo anche già svenire, dopo 2 anni di prigionia, succede l'inevitabile, cioè Elizabeth resta incinta. Allora, l'inevitabile, secondo me poteva essere evitabile. È evitabile se lo vuoi evitare, ma se non fai nulla per evitarlo. No, infatti. Allora, l'inevitabile perché Joseph ovviamente non usava metodi contraccettivi di nessun tipo. Più avanti gli chiederanno perché non hai almeno usato dei metodi contraccettivi e lui dirà, non è colpa mia, Elizabeth odia il preservativo. Perché dice che non sente niente.
Marco sconvolto da questa dichiarazione. Vabbè, sì, magari le vediamo perché... meglio dopo le dichiarazioni di Joseph. Sì. Comunque, quando Elizabeth si rende conto effettivamente di essere incinta, perché ragazzi, senza calendario non è automatico capire quando sei rimasta incinta, quindi magari se ne è accorta dopo tanto tempo. Comunque, quando glielo dice, Joseph dice, beh, sii felice, va che bravo padre che sono, ti ho donato un figlio. Dopo questa dichiarazione però, Elizabeth ha un aborto spontaneo, quindi... questa gravidanza ce la siamo evitata. Però nel 1988, scusate, io vi ricordo che è stata messa dentro nell'84, siamo nell'88, sì. Resta di nuovo incinta e questa gravidanza va avanti, prosegue, il pancione cresce e quando il pancione è grande abbastanza, Joseph le porta un libro sulla gravidanza, degli asciugamani, una forbice e dice arrangiati. Ok, porca miseria. E Elizabeth che cazzo deve fare, perché qui veramente non hai opzioni, si mette a studiare sto libro sulla gravidanza, si mette lì, lei ha sta forbice e scopre che uno dei motivi, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, uno dei motivi per cui la mortalità durante il parto era così elevata negli anni scorsi, cioè nei secoli passati, era la mancanza di sterilizzazione quando si taglia il cordone ombelicale. Sembra una sciocchezza, invece causava un sacco di morti, sia madri sia figli. Allora lei è lì in questo scantinato, sporco, non ha niente, c'ha ste cazzo di forbici, si mette a bollire le forbici per fare, quindi fa tutte, e io lì finalmente ho scoperto, sai nelle robe, nei cartoni animati vecchi, così mi sembra nella carica di 101 quando sta per partorire la cagnetta, magari sto dicendo una cazzata, però c'è la cameriera che dice, ah ci servono asciugamani e acqua calda, e tu dici, ma perché servono asciugamani e acqua calda? Oh, l'ho scoperto grazie a questa storia. Spiegamelo. L'acqua calda loro intendono l'acqua bollente per bollire gli strumenti e gli asciugamani, perché quando partorisci c'è un casino dappertutto, no? Ma perché in tutti i film dicono portate dell'acqua calda e gli asciugamani puliti, e io dicevo cazzo, se mi capita a me non so come usarli, cioè che cazzo devo fare, lo shampoo sta qua, cioè mentre partorisce gli lavo i capelli. Sì, io ho vissuto tutta la vita chiedendomi a che cazzo servivano, l'ho capito studiando per questo caso, quindi grazie Crime and Comedy che mi avete illuminato, anzi grazie. Madonna, allora veramente facciamo anche education, non solo infotainment. Sì, comunque niente, Kerstin, nome che dovreste aver sentito all'inizio della puntata, sì. Kerstin nasce in questa cantina e sua madre Elizabeth la partorisce completamente da sola e ce la fa, cioè ce la fa a fare tutto. Questo libro era ben scritto, lei era una buona studentessa. Meno male che ne ha portato un libro fatto bene. Sì, che poi comunque la causa di morte durante il parto è anche il fatto che appunto a volte partorivano tipo nelle stalle, sì, o comunque in ambienti non per niente puliti, cioè e poi in casa, insomma. Sì, Elizabeth è riuscita a fare tutto da solo. Comunque dopo poco la nascita di questa Kerstin, Joseph decide che, visto che è di nuovo padre oltre che essere nonno, quindi è diventato nonno padre, quindi deve celebrare questa cosa. Per celebrare fa il primo di moltissimi viaggi che farà a Pattaya in Thailandia, in un sex resort, quindi proprio una zona dedicata al turismo sessuale, e lì si diverte tantissimo, dice no basta, adesso qua torno tutti gli anni perché è uno sballo. Quindi aggiungiamo altre, perché ci servivano altri dettagli su quanto fosse una brava persona, no? Poi lui a Pattaya gli piace perché dice che sono fantastiche sia le prostitute minorenni che i prostituti minorenni, quindi proprio c'ha un sacco di varietà e gli piace da morire. Eh sì, perché poi appunto lì spesso il turismo sessuale purtroppo è con le minorenni, cioè con le bambine. Quello piaceva a lui. Comunque, ora che Elizabeth è madre, inevitabilmente diventa più docile nei confronti di Joseph, perché lei a questo punto deve proteggere la bambina. Quindi la questione, probabilmente Joseph non gli piaceva usare il preservativo, ok, però c'è anche una programmazione di questa cosa, certo. Cioè probabilmente è voluto farle avere dei figli
in modo da poter avere sempre più controllo su di lei, perché lui è l'unico contatto che lei ha col mondo, perché Elizabeth prima o poi magari si sarebbe tolta la vita, ma se hai dei figli non lo fai, no? E quindi è tutta una roba... Sì. Comunque, dato che lei, come ho appena spiegato, dipende da Joseph, lei diventa sempre più docile per cercare anche di convincerlo a migliorare le sue condizioni di vita proprio per il bene della bambina. E quindi lui la sfrutta questa cosa, ovviamente, no? Cioè, quindi fai questa cosa per me, io ti porto una copertina in più, ti porto i vestiti, ti porto i pannolini e tutte queste robe qua. Quindi Joseph, l'abbiamo capito, è un mostro totale, no? Però la tecnica di Elizabeth di mostrarsi più carina nei suoi confronti per ottenere cose, comunque entro certi limiti funziona. E Elizabeth riesce a ottenere addirittura un'agenda su cui scrivere, perché lui assolutamente non voleva farle scrivere niente. Gli porta l'agenda, sai quella che ti dà in omaggio la banca? Gli porta quelle robe lì e gli dà queste cose. E ovviamente... anche perché ormai sono passati anni e lei ha anche capito... che non, cioè, non sarà facile uscire da quella situazione lì, quindi deve comunque alleggerirla il più possibile, cioè renderla meno terribile possibile. Esatto, solamente che dato che lei inizia a fare la carina nei confronti del padre per ottenere le cose che le servono, lui interpreta il nuovo atteggiamento di Elizabeth come un'accettazione totale della sua condizione e inizia anche a confidarsi con lei, quindi gli parla di tutti i suoi problemi, delle sue cose, gli parla della sua famiglia di sopra, inizia ad usare la terminologia famiglia di sopra e famiglia di sotto, quindi lui ha due famiglie, no? Nella sua mente. E la famiglia di sotto, come abbiamo fatto intuire adesso, si allargherà, perché nell'89, quindi un anno dopo, Elizabeth resta di nuovo incinta e nascerà il secondogenito Stefan. Nel rifugio a questo punto non c'è veramente spazio, perché nella cantina, non so mai come definirlo sto posto, non c'è abbastanza spazio, allora Joseph decide di ampliarlo, facciamo altre stanze, mettendo al lavoro anche Elizabeth e poi mano a mano che crescono anche questi due bambini. Quando iniziano ad essere abbastanza grandi per portare le cose, li mette al lavoro tutti per aumentare questo rifugio. E lo allargherà di molto, perché farà diverse stanze. Ci vorranno anni, quindi non è che in automatico lo allarga così. Però alla fine della fiera ci sarà un salotto con la cucina, questo piccolo bagno, la camera da letto di Elizabeth, la camera da letto dei bambini e la stanza dello stupro. Quindi ha fatto la stanza dello stupro, questo su richiesta di Elizabeth, perché gli ha detto: guarda, se potresti almeno evitare di stuprarmi davanti ai bambini sarebbe già un passo avanti. E allora lui ha detto: ma che problema c'è, facciamo la stanza dello stupro, te la faccio anche insonorizzata, quindi meglio di così. Quindi guarda che bravo padre nonno, no? Proprio... mamma mia. Allora, il problema è che per quanto puoi allargare sto posto, aveva i soffitti bassissimi e i corridoi erano angusti al punto che per passare da una stanza all'altra dovevi metterti di lato. Ok, quindi è una roba veramente che se soffri di claustrofobia muori di infarto subito. Sì. Poi... sì, anche perché se devi allargarlo non è che puoi andare sotto la casa dei vicini, cioè nel senso... Sì, no, lui lo fa, cioè, perché in realtà perché lui aveva questa proprietà molto grossa, infatti quando si allarga andrà sotto al giardino condominiale e lui infatti vieterà ai suoi inquilini di usare il giardino. Gli inquilini non possono mai andare in giardino, lui questa cosa è importante. Comunque, dato che lui era, anche se aveva tantissimi soldi, però era un po' pidocchioso, cioè lui girava con le scarpe di coccodrillo sempre, ok? Certo. Però per le cose che riguardano gli altri era pidocchioso. Allora, dato che iniziano ad usare più elettricità, perché lui gli mette in tutte queste stanze, mette la luce ovviamente, che devono tenere accesa sempre perché non ci sono le finestre, ok? Poi finalmente gli allaccia il televisore, così i bambini possono guardare la televisione e non solo i film porno. E che, ragazzi, è un passo avanti comunque, però gli allaccia l'elettricità al condominio, quello che affitta, no? Quindi ci sono tutti i suoi inquilini che dicono: ma perché abbiamo le bollette così alte? E nessuno capisce perché hanno le bollette così alte.
Comunque, appunto, come dicevo, non possono neanche usare il giardino, non si chiedono il perché, però c'è un inquilino che ha un cane e vede che sto cane sta sempre lì che guarda il pavimento e ringhia. E lui dice, boh, pensavo che era pazzo il cane, invece era l'unico che sospettava qualcosa, era questo cane. Ma perché il cane magari li sentiva. Certo, sì, il cane li sentiva. Sì. Comunque... nessun altro pare li sentisse, solo il cane. Ok che i cani hanno sentono meglio, però vabbè, questa cosa io la butto lì, poi rivediamo meglio alla fine. Comunque Elizabeth riesce ad ottenere da Joseph libri per bambini, pastelli, carta, materiale didattico e si mette lì a fare homeschooling ai bambini, perché che cazzo può fare? Quindi cerca di fargli avere una vita decente. Finalmente riesce a ottenere una sveglia, così riesce a creare una routine per i bambini, perché non essendoci la luce del sole, almeno la fa in modo artificiale. Nel 1992 nasce Lisa, la terza figlia di Elizabeth e Joseph. Però Lisa è una bambina che piange veramente tanto. Sapete, alcuni neonati piangono più di altri, semplicemente. Lisa piange veramente, veramente tanto. E quindi, qualche mese dopo, Joseph fa una scelta. Dice, ok, questa me la porto su. Fa scrivere a Elizabeth una lettera. La lettera dice, cari genitori, vi lascio la piccola Lisa, prendetevene cura. Ho altri due figli... ma la setta ha messo il limite a due figli e quindi ti giuro e quindi non mi permette di tenere gli altri, quindi Joseph fa proprio guarda c'è una cesta qui da Rosemary, vieni c'è una cesta con un bambino come nei film, no? Quindi trovano sta bambina con la lettera e la adottano. Adottandola, il governo austriaco, non ho capito sta roba, però dà a loro un sussidio di 230, cioè del corrispettivo di 230 euro al mese più 20 euro al giorno, che sono sono tanti soldi. Quindi se tu adotti un bambino, il governo ti dà sti soldi. E tutti andiamo ad adottare bambini in Austria. Ma vero? Solo che secondo me le hanno cambiate le leggi, cioè credo. Ah, ok, poi... Comunque, vabbè, sì, no, non è che, cioè, in realtà è quello che ti serve per mantenere un bambino, sì, però sì. Non lo sapevo che il governo ti dava i soldi se adotti. Comunque, adottano questa bambina. Nessuno si fa delle domande, perché dicono, beh, se la madre ha scritto che è in una setta che non le fanno tenere i bambini, è chiaramente così, non può essere, va bene. Gliela fanno adottare e tutti a dire, ci sono gli articoli sui giornali, tutti a dire, che madre sconsiderata, ma che bravi nonni, guarda che bravi nonni che si fanno carico di questa. Meno male che ci sono i nonni. In ospedale, attenzione, questa è la cosa meravigliosa, i medici, sai, la prima cosa, portano la bambina in ospedale, i medici fanno gli esami e dicono, beh, questa bambina sicuramente è nata in un ospedale perché ha un ombelico perfetto, quindi chiunque ha fatto il nodo al cordone ombelicale era un esperto. Ormai sì. No, vabbè, Elizabeth, studentessa incredibile, comunque, ha imparato anche a fare queste cose. Comunque, nel 1994, quindi 2 anni dopo, nasce Monica. E anche in questo caso Joseph decide di portarla su, quindi fa scrivere la solita lettera a Elizabeth, ma si spinge oltre, perché a un certo punto, allora, questa bambina la fa trovare a Rosemary, la trova Rosemary, c'è la lettera, e poi Rosemary sente il telefono che squilla, lei è in casa da sola, non c'è Joseph, quindi tira sul telefono e parte una registrazione della voce di Elizabeth, che le dice appunto, ti ho dovuto lasciare la bambina, prenditene cura e basta. Quindi sente questa roba dal telefono. E Rosemary dice, ma che strano, come ha fatto ad avere il nostro nuovo numero che l'abbiamo cambiato? E non si fa altre domande. Allora, uno, tu hai una figlia che è scomparsa e cambi numero di telefono. Cioè, già sta roba mi lascia perplessa, no? Cioè, non dovresti cambiarlo mai. Poi non si chiede. In effetti sì. In tutto questo. Ovviamente era... cioè, Joseph era andato a una cabina telefonica con registratore e aveva chiamato la moglie. Sì. Allora, dopo l'uomo Ficus Benjamin, abbiamo qui la moglie Tonno. Anche lei che non si fa domande, cioè nel senso si fa le domande sbagliate. No, vabbè, però io guarda, una minuscola lancia la spezzo, perché è una storia talmente allucinante che secondo me non te la puoi immaginare. Cioè non te la puoi immaginare. No, allora capito, io non la scuso per gli stupri in casa, perché lì secondo me qualcosa lo devi capire. Però
immaginare che tuo marito ha rinchiuso in cantina tua figlia e sta facendo dei figli con sua stessa figlia, secondo me non te lo, cioè, non ci arriveresti mai, mai. No, non ci arriveresti mai, boh, non lo spero. Sì, no, che poi vabbè, parlare adesso è molto facile, cioè spesso diciamo, però poteva. In effetti, no, stavo pensando, ti trovi un bambino fuori dalla porta e non ti fai domande, cioè nel senso... Però se effettivamente tuo marito ti ha convinto che tua figlia è in una setta, in una misteriosa setta da qualche parte, in una setta che non vuole più di due figli, una setta sicuramente cinese, perché in Cina è vietato fare più di tot figli. No, adesso puoi, devi solo pagare la multa. Ah, ok, perfetto. Sì, sì, sì. Cioè invece sai che tipo da noi ti danno i sussidi se fai più figli, no? Sì. Invece lì devi pagare più tasse più figli fai, perché cercano di scoraggiarti. Infatti è uno status symbol, i miliardari cinesi gli piace fare tanti figli per far vedere che sono ricchi. Perché gli piace pagare le multe. No, però se tuo marito ti convince di quella roba lì, effettivamente poi magari la domanda non te la fai, poi... Dipende anche da che tipo di persona sei, se sei una persona arrendevole che beve tutto quello che arriva, è ok. È così, solo che questa volta Josef decide di non adottare Monica, perché ha scoperto che sì, l'adozione è remunerativa, ma ragazzi, l'affido lo è molto di più. Quindi chiede di avere la bambina in affido, perché in Austria ai tempi, se prendevi un bambino in affido, ti davano un corrispettivo di 1500 euro al mese. Qua inizia a essere remunerativo veramente. Ma cazzo, qua conviene andare in Austria a farsi affidare i bambini. Sì, il bello è che ovviamente devi tirare in ballo i servizi sociali per fare ste cose e nessuno ha trovato nulla da ridire su questa famiglia meravigliosa, ma assolutamente, diamogli in affido i figli della loro figlia scapestrata. Quindi, tra l'altro Josef, sia con Monica sia con Lisa, che non l'ho detto prima, ogni tanto gli porta la bambina giù per andarla, per fargliela sì, vedere, sì, ma solo finché non iniziano a parlare, poi basta, poi interrompe sì, sì, le visite. Ma scusa, cosa porta giù la bambina e poi fa, cioè, cosa dice la bambina? Fissa quella donna? E la bambina era troppo piccola, era ancora neonata, no? Non sì, costruiva sì, sì, i ricordi. No, boh, non lo so, no, ma non lo so, ma lui fa un sacco di cose strane, poi gli piaceva parlare a Elizabeth di tutto quello che succedeva su, parla. Sì, sì. I bambini hanno iniziato a camminare, hanno iniziato a parlare, gli porta le foto di lui che li porta al parco, cioè è tutto folle. 1996... Elizabeth è incinta di nuovo e presto si rende conto che questa gravidanza è diversa dalle altre perché il pancione è molto più grosso e infatti nascono due gemelli, Michael e Alexander. Allora, lei ormai è un'esperta nel partorire da soli, però lo sappiamo tutti, le gravidanze gemellari sono estremamente complicate, i parti gemellari sono complicati, lei riesce comunque a partorire entrambi i bambini, ma Michael ha da subito problemi di respirazione. Tra l'altro lei nota che il cordone ombelicale di Michael è molto scolorito, è molto pallido, quindi da subito c'è qualcosa che non va. Quindi Elizabeth chiede a Josef di portare il bambino all'ospedale. Dice, ascolta, tanto ormai te li porti tutti su sti bambini, dico, ho abbandonato anche questo, portalo all'ospedale. Ma Josef rifiuta di portarlo all'ospedale e dice, vabbè, oh, se guarisce bene, se no, amen, cioè, che decida il Signore. E Michael purtroppo non ce la fa. Elizabeth si ritrova con questo neonato che le muore tra le braccia e quando Josef arriva prende il cadavere e lo butta nella fornace. Quindi questo è il funerale che riceve questo bambino. Dopo 15 mesi da questa cosa, Josef fa scrivere un'altra lettera a Elizabeth e si porta su l'altro gemello Alexander, che invece è sopravvissuto e sta bene. Anche stavolta non lo adotta, lo prende in affido perché conviene. Certo. E tutti quando questo bambino, man mano che cresce, sono tutti a dire, oh, ma guarda, Alexander è proprio tutto il nonno. Non sapete quanto. Sai, quando c'hai il 75% di materiale genetico in comune, magari ti assomigli. Sì, infatti. No?
Comunque anche infatti, qua escono gli articoli di giornale, ah, nonni fantastici adottano figli di madre in una setta. E tutti a dire wow, questi nonni meravigliosi. Sì, e tutti a buttare merda su di lei, perché sì, ovviamente lei, ma certo, la disgraziata che se n'è andata. Allora, come dicevo, Josef fa anche tutte queste cose strane, tipo portare giù le fotografie, addirittura fa fare a Elizabeth un album fotografico di come stanno crescendo i suoi figli al piano di sopra. Quindi lui porta le foto e lei deve fare l'album. Sapete che ma si usava? Ma sai che io credo che queste cose lui le faccia fin di bene? Cioè nella sua mente sì. Nella sua mente malata, però secondo sì, me le faceva fin di bene. Secondo me lui pensava che ad Elizabeth avrebbe fatto piacere vedere i suoi figli crescere, se non di persona, almeno attraverso le foto, avere dei ricordi, delle cose. Sì. Io gli darei un sacco di botte. Vabbè, ma tutti penso, cioè però, veramente tutti. Però questa cosa è molto vera, perché allora lui è chiaro che ha il God complex, cioè lui vuole essere Dio. Questo è molto sì, evidente, vuole avere il controllo totale, e però non vuole essere solo il Dio temuto, vuole anche essere il Dio magnanimo, no? E quindi sì, fa queste cose, appunto, tipo portare le foto, poi lui porta, quando lui va a fare i suoi viaggi in Thailandia per fare turismo sessuale, poi però torna con regali per tutti, sia per la famiglia sopra, sia per la famiglia sotto, quindi porta i regali, le cose. Addirittura un suo amico lo filma mentre sono in Thailandia insieme, e dopo lui ha rivenduto queste riprese quando poi è venuta fuori la storia, ha sì, rivenduto sì, sì, le riprese agli enti televisivi, e c'è Josef che si incazza, dice ma perché mi stai riprendendo, smettila con lui che sta guardando questo vestito. E poi l'amico dice si era arrabbiato che lo stavo riprendendo perché stava prendendo un vestito per una ragazza magra e sua moglie era grassa, e quindi gli ho detto ma per chi è questo vestito? Lui fa non riprendermi, è per la mia amante, e poi gliel'aveva portato Elizabeth sto vestito. Vabbè, comunque bene, lui porta i regali, poi quando ci sono le festività lui celebra sia sopra che sotto, chiaramente, no? Quindi il doppio pranzo di Natale, queste robe qui. Però cioè, adesso spezziamo una lancia a suo favore, c'è cioè una dedizione, anche perché fare due sì, pranzi di Natale, poi non so, magari in Austria no, però... Sì, allora in realtà sotto faceva più che altro la cappatina, però permetteva ai bambini sì, sì, di celebrare, permetteva di decorare per le vacanze, se c'era il compleanno di uno dei bambini lui addirittura portava la farina, lo zucchero, le uova a Elizabeth, così poteva fare la torta, pensa un po'. Quindi lui sì, gli piaceva fare anche il Dio che ti dona anche la felicità, perché è lui che decide se puoi essere sì, felice in quel momento. Tra l'altro, che poi non è felice. Se vediamo, no, certo, però se vediamo lì Leonard Lake e Charles Heng, che volevano fare anche loro il bunker, metterci dentro le ragazze, non ci sono riusciti per fortuna. Coso, quello della ragazza nella scatola, la stessa cosa. E invece Fritzl ci è riuscito, ci ha messo dentro sua figlia, che sì, è la cosa peggio, cioè, ma sai che cosa, Fritzl ci è riuscito, e in base alle storie che conosciamo, perché io sono convinta che ci sono un sacco di storie che non sapremo mai, ma in base a quelle che conosciamo è quello che ce l'ha fatta con più successo sì, in assoluto. Comunque nel frattempo il mondo va avanti, Fritzl scopre che esiste internet. E allora che cosa fa? Non c'entra un cazzo con la storia, però questo aneddoto ve lo dovevo dare. Apre un negozio di intimo femminile online. Così a cazzo, quindi lui si mette a vendere le mutande online. E però nel frattempo continua anche con il real estate, no? Continua con sì, le cose immobiliari, e riesce a ottenere 3 milioni di prestito per espandere le sue attività di compravendita di casa. Vabbè. Cioè il governo austriaco è meraviglioso, comunque dà soldi proprio ad ogni cazzata, noto, cioè già solo in questa storia. Chissà cosa si devono far perdonare sti qui. Infatti adesso ne parliamo. Comunque siamo negli anni 2000, 2002 nasce Felix, ok? Questo è il sesto parto di Elizabeth, ma è il settimo figlio, quindi Josef ha fatto 7 figli con Rosemary, poi ha messo 7 porte, poi ha fatto 7 figli con Elizabeth. Tuttavia, a questo punto, Josef ha 71 anni
e decide che non c'ha voglia di portarsi su un altro bambino. Dice: tanto mi hanno appena dato 3 milioni di prestito, che cazzo me ne frega di altri 1500 al mese. E dice: ma tanto ragazzi, ormai abbiamo finito di espandere casa vostra, guarda quante stanze che avete, c'è così tanto spazio, tenetelo giusto bambino. E quindi resta giù il bambino. Nel 2006 esplode una notizia in tutta l'Austria, perché riesce a scappare Natasha Kampusch, che è un'altra storia richiestissima di cui parleremo, in cui un pazzo aveva costruito un bunker dove aveva tenuto segregata una bambina che poi nel frattempo è cresciuta, non me lo sono segnata, non vorrei dire una cazzata, ma l'ha tenuta 10 anni, una roba mi sembra, una cosa del genere. Quindi l'ha tenuta 10 anni e lui è diventato istantaneamente il mostro austriaco. E intanto Fritzl diceva... Oh, dilettante! Infatti. Comunque esplode questo caso di Natasha Kampusch su tutti i giornali e ovviamente tutte le televisioni. E quindi anche Elizabeth vede questa notizia e anche i figli la vedono. E a questo punto Kerstin e Stefan sono già più grandi. Iniziano a capire che... forse la loro vita non è proprio normale, perché finché sono piccoli Elizabeth cerca in tutti i modi di mantenere un'illusione che va bene così, sì c'è il mondo al di fuori di dove abitiamo noi, perché c'era la televisione, ma anche lei che gli spiegava che le cose che vedeva in televisione erano vere, però loro pensavano che la televisione fosse comunque una versione un po' romanzata e che non era poi così strano vivere in un bunker, ovviamente. Però crescendo iniziano a capire che c'è tanto che non va. Quando vedono questa storia di Natasha Kampusch, qualcosa si connette nei cervelli dei due ragazzi più grandi. E ma tra l'altro, sì, c'è un'altra storia simile in Austria, con il governo austriaco che dà i prestiti per rifarti il basamento lì delle case. Quindi, a sto punto, cioè, ma non vorrei che magari fosse tipo una tradizione tipica dell'Austria, poi guarda gli austriaci, ne parliamo, guarda, ne parliamo di più alla fine di questa cosa, perché io ormai quando sento Austria, cioè le cose a cui penso con l'Austria, penso a Mozart, a Maria Antonietta e alla gente che rapisce le persone e le mette in cantina, cioè queste sono le cose infatti, che penso io quando penso all'Austria, quindi. Ma secondo me Maria Antonietta prendeva i bambini poveri in giro perché sapeva che in Austria davano i soldi. Esatto, comunque Josef però, che è tante cose terribili, ma sicuramente non è un cretino, se ne rende conto anche lui che ormai i due figli più grandi, cioè sono degli adolescenti, sono un po' troppo grandi. Tra l'altro, parentesi così, Stefan stava diventando alto ed era più alto del soffitto, quindi lui stava gobbo o comunque non camminava tanto, cioè magari andava a gattone in giro, perché comunque... è una situazione allucinante. Quindi comunque c'è questo povero ragazzo che era alto tipo 1,80, purtroppo gli toccava la testa sul soffitto e quindi sviluppa anche, cioè si ingobbisce anche. Eh beh, certo. Comunque appunto Josef inizia a capire che avere 3 persone adulte e lui che intanto inizia ad invecchiare potrebbe essere pericoloso per lui, ok? E quindi dice... questa situazione prima o poi esplode e devo trovare il modo di risolverla. Allora, ammazzarli tutti è difficile perché io sono sempre più vecchio, loro sono sempre più grandi e soprattutto come mi libero dei cadaveri non ci stanno nella fornace. Perché lui è comunque austriaco e pensa alle cose pratiche, no? È pragmatico. Esatto, è pragmatico. E allora decide che l'unico modo è far riemergere la famiglia di giù e portarla su. Per farlo deve portare avanti la storia della setta, ok? Deve dire che Elizabeth ha deciso finalmente di lasciare la setta con i suoi bambini e allora inizia a farle scrivere delle lettere. Quindi Elizabeth scrive delle lettere, tra l'altro queste forse sono le uniche lettere che scrive volentieri perché capisce il piano di suo padre, e in queste lettere scrive a sua madre dicendo che sta cercando di capire come abbandonare la setta perché non ne può più, spera di riuscire a tornare presto,
Perché Josef comunque sta cercando di preparare il terreno per questa cosa qua. Prepara addirittura un appartamento dove li metterà a vivere, ok? Poi si organizza per trovargli lavoro nel suo business nel suo business immobiliare. Organizza tutto, però si sta prendendo il suo tempo. Lui ha in mente di fare questa cosa in circa 6 mesi, non ho capito perché, però vuole fare una cosa con calma per suscitare meno dubbi nelle persone. Certo. Ok. Tuttavia questo piano salta quando Kerstin si ammala gravemente. Kerstin soffriva soprattutto psicologicamente, quindi ricordiamoci la roba dei capelli. Lei, vabbè, aveva i capelli radi anche per una carenza di vitamina D, ma anche di tante cose, quindi ci avevano i loro problemi già di loro, e poi per lo stress si staccava i capelli. Sì. Ok. E lei inizia a stare male, ad avere mancamenti, cose di questo tipo, inizia ad avere anche degli attacchi epilettici e sembra anche che abbia proprio una crisi di nervi, non so come dirlo, scusate il termine magari poco specifico, però sì. Fa cose strane, tira le testate al muro, cioè sta sbarellando completamente e Elizabeth non sa cosa fare, allora inizia a pregare Josef di portarla all'ospedale, di velocizzare il piano che tanto era già in ballo. Lei dice: noi diciamo quello che vuoi tu, diciamo che eravamo in una setta, non ti preoccupare. Però lui ha paura, che perché ci vuole un attimo che lo sbugiardino, no? Quindi nicchia, quando lei si aggrava che veramente sta per morire, cede. Quindi anche per la questione che poi avrebbe da disfarsi di un corpo adulto e quindi non sa come fare. Allora, convinto comunque di avere abbastanza controllo su tutti da poter anticipare il piano, si fa aiutare da Elizabeth per portare su Kerstin, poi dopo richiude Elizabeth dietro le 7 porte, lascia Kerstin svenuta davanti alla casa ed è lui a fare la chiamata ai soccorsi. Quindi arrivano i soccorsi e siamo tornati all'inizio. Tra l'altro era anche un periodo buono per far saltare il piano, perché Rosemary era in vacanza sul Lago Maggiore con i bambini piccoli, quindi non erano neanche lì a rompere i coglioni, quindi forse per questo anche questo non c'è scritto da nessuna parte, l'ho pensato io, ma forse anche per questo che Josef ha aspettato a farla salire anche se stava male, ha aspettato probabilmente che la moglie partisse per sta cazzo di vacanza. Sì, perché poi vai a spiegare alla tua moglie tonno che ci sono 7 persone giù nello scantinato. No, beh, nello scantinato ce ne sono solo 4. Sì, vabbè, ho detto un numero così, però vogliamo spiegare. Comunque, siamo ritornati all'inizio, quindi tutto quello che ho detto all'inizio, appunto, vi dicevo, la polizia sta interrogando Elizabeth perché è convinta che si tratti di una madre negligente. Però, dopo l'incredibile confessione che fa Elizabeth, che spiega tutta la roba che vi ho spiegato io fino adesso, la polizia non sa cosa pensare, perché diceva: non può essere vera sta storia qua, cioè non può essere vera. E allora vanno a perquisire la casa, entrano nella cantina ed effettivamente vedono che c'è una porta nascosta spostando gli scaffali. Aprono la porta e trovano queste cazzo di 7 porte. E arrivano al rifugio. Tra l'altro, aprendo le porte, scoprono che tutta la storia del gas che usciva dalle porte era una cazzata. Era una roba per farla cagare sotto un po' di più e spingerla a non provarlo. Il rifugio è vuoto, perché nel frattempo, è anche per questo che lui è arrivato tardi in ospedale, ai tempi, lui li aveva tirati fuori, i figli li aveva messi in quel famoso appartamento lì. State qua buoni. Ok. Quindi il rifugio è vuoto, però è chiaro che ci avevano vissuto delle persone, che ci avevano vissuto dei bambini, perché Elizabeth appendeva i disegni ai muri e tutte queste cose qua. Quindi trovano questa roba, si mettono a guardare in giro, oltre agli oggetti che usavano Elizabeth e i bambini, trovano dei libri, penso che queste cose fossero nella famosa stanza dello stupro. Sì. Trovano dei libri di BDSM, delle foto porno, tra l'altro scattate a... probabilmente lui continuava a fare il guardone, scattava le foto a persone in atti sessuali, dalle finestre, ste robe qua. E poi trovano le fotocopie del diario di una tizia che non sanno chi è. Però Josef aveva rubato il diario a qualcuno, se l'era fotocopiato tutto e lo teneva lì. Sono robe senza sé.
Sono, sì, per noi sì. Per noi sì, sono robe senza senso, secondo me per lui no. Vabbè, certo. E appunto poi dopo vanno a recuperare i figli, gli altri due figli di Elizabeth, perché appunto Stefano ormai è grande, che ha 17 anni mi sembra adesso. E, no, 18 anni. E poi c'è Felix, quello piccolino che ne ha 6, che erano appunto in questo appartamento. E a quel punto, dato che la polizia è andata alcuni giorni dopo, Joseph aveva già organizzato per l'incontro con Rosemary, quindi la nonna stava tenendo d'occhio i bambini. Okay. Ho fatto un po' di casino adesso, scusate, sto cercando di raccontare questa storia immensa, comunque. E Rosemary è tutta contenta, dice: sono tornati con Elizabeth, hanno abbandonato la setta. Lo so perché lei ci aveva anche scritto la lettera dicendo che voleva abbandonare la setta, quindi è andata così. Tutti loro hanno sta pelle bianchissima, hanno problemi ai denti, hanno i capelli radi, tutti, hanno tutti la stessa cosa. Stefan, come dicevo prima, era pure gobbo, poverino, perché il soffitto era troppo basso rispetto alla sua altezza. Nessuno di loro era mai stato esposto alla luce solare, quindi i medici gli prescrivono gli occhiali da sole e la crema solare, quella protezione 1000, perché sennò si bruciavano in un secondo. Beh, poveracci, cazzo, cioè non hanno, la melatonina non è mai stata stimolata. Sì. Sì. Quindi poi chissà che carenza di vitamina D, cioè proprio roba che se li espone al sole veramente prendono fuoco come i vampiri. Eh sì. Ma pensa anche, scusa, io stavo pensando, in realtà i poliziotti che interrogano Elizabeth, e sta ragazza gli dice: sì, no, io sono stata tenuta in una cantina e stuprata da mio padre per 20 anni. 24. Sì, 24. Cioè... sì, per 24 anni. E cioè il poliziotto che rimane, secondo me non, effettivamente è difficile da credere. Sì, è difficile, cioè devi proprio ragionarci, star lì a dire: no vabbè, fammi vedere. Sì, cioè il cervello non riesce a processare questa informazione. No, più che altro è la storia del padre, cioè sì. Da mio padre per 24 anni in una cantina violentata, e ci ho fatto dei figli. Sì, secondo me è una cosa che proprio non riesci, non è comprensibile al momento, cioè subito. No, è allucinante. Comunque a quel punto fanno il test del DNA i tre ragazzi e scoprono una cosa che io non ho capito perché non hanno scoperto quando hanno fatto i test a Kerstin. Forse è una cosa che devi andarla a cercare per coprirla, però finalmente scoprono che Joseph è sia il padre che il nonno. Cioè, ma non mi sembra difficile, io non è che sono una che fa i test del DNA, però dovresti, cioè, in base, dovresti vedere che c'ha il 75% di materiale genetico della stessa persona. No, forse devi andare a, cioè, nel senso, forse devi... Ah, devi cercarlo apposta. Devi esaminare i risultati con un'altra ottica, perché loro sapevano che lei era la nipote, no? Sì. Quindi hanno detto, ok. Quindi è ovvio che c'è anche il suo. Sì. È ovvio, sì, che siano parenti, che ci sono questi alleni in comune. E poi, cioè, penso che poi per la paternità devi proprio fare o un altro esame o andare a cercare quel risultato lì. Cioè, nel senso, se fai l'esame della paternità tra due individui, vai direttamente a cercare quegli alleni che devono avere in comune, che devono essere 13 per... Sì. Ok. Non lo so, comunque non se ne erano accorti sì. Prima, questo invece l'hanno fatto con quell'ottica lì, perché questo è un test del DNA che fanno dopo la confessione di Elizabeth, e quindi vedono che è così, Joseph è sia il padre che il nonno di questi bambini. Quindi a quel punto Joseph, che rifiuta di farsi intervistare dalla stampa, ovviamente, viene arrestato. Ok. Elizabeth e i figli di sotto a quel punto, cioè i figli, vengono chiamati figli di sotto perché appunto certo. Tre bambini sono stati cresciuti relativamente in modo normale, cioè chiaramente avevano Joseph come nonno e Rosemary come nonna, quindi benissimo, però vanno a scuola, cioè erano a contatto col mondo, ok, mentre invece gli altri tre l'unico contatto che avevano con il mondo era la televisione. Quindi questi tre bambini insieme ad Elizabeth vengono ricoverati in un ospedale psichiatrico proprio per prepararli al mondo. Cioè non per dire siete pazzi, ma vi stiamo dietro per prepararvi all'ingresso nel mondo. Tra l'altro i ragazzi, tutti sono molto colpiti perché i ragazzi sono tutti molto molto ben educati. Sono proprio gentili, carini e ogni cosa li stupisce. Quindi
cioè era anche un piacere averli intorno, no? Con chi sì, lasciava sì. il retrogusto di tristezza, ovviamente. Però era un piacere perché erano lì. Wow, l'erba! L'erba! Il sole! Ah, ste cose qua. Ma questo è un albero! Erano lì a toccare l'albero, impazzivano, sì, sì, sì. No? L'avevano visto. Ma allora esistono veramente. Sì, sì, ma pensa che a un certo punto Joseph, nel suo delirio di bontà, un inverno gli aveva portato giù un secchio di neve per fargli vedere che la neve esisteva veramente, non solo in televisione. Cioè, questo è il livello. Poi quando salgono in macchina impazziscono, infatti poi l'autista che li ha accompagnati solo dalla casa all'istituto ed era 5 minuti di viaggio, l'autista guidava piano per non farli spaventare, questi due ragazzi che urlavano, cioè Felix aveva 6 anni, ci sta, ma anche quello di 18 non ci poteva credere che erano su un veicolo che si muoveva e poi vedevano gli animali, le cose, le altre macchine, no ci vengono addosso, invece era nell'altra corsia. Cioè, quindi sì, è tutta sì. un'avventura, no? E poi, poi tutti raccontano questa cosa di Felix, che la prima notte che lui è all'aperto indica la luna e dice: ah, ma allora è lì dove abita Dio. Vabbè, non lo so perché sarà fatto st'idea. Quasi. Comunque, quasi. Comunque, andiamo avanti. Più dietro. Andiamo avanti. Allora, io vi ho descritto com'è il rifugio in modo un po' generico, perché si trovano delle mappe di sto rifugio tutte diverse tra loro. Quindi adesso spiegatemi perché nessuno ha fatto una cazzo di mappa, non lo so. Quello che vi dico è che sono state scattate due foto in croce, che sono quelle che trovate, vi metteremo anche noi in giro. E poi questo rifugio è stato ricoperto di cemento, cioè l'hanno proprio riempito col cemento, sì, sì, riempito, boh, perché il governo austriaco ha deciso che andava riempito col cemento, quindi non si può più andare a controllare niente. Mentre Elizabeth è in ospedale, le rifiuta anche lei di farsi intervistare. Ovviamente c'è la stampa di tutto il mondo che vuole parlare con loro in questo momento, perché già Natasha Kampusch aveva fatto notizia dappertutto, adesso c'è un altro caso austriaco ancora più fuori di testa. Cioè lì erano 10 anni, qua sono 24. Qui ci sono, cioè, quella che è stata sequestrata non è una bambina rapita per strada, ma è la figlia della persona. E in più ci sono 6 figli nati tramite incesto. Quindi c'è proprio... C'è tutto. E appunto lei rifiuta di farsi intervistare, però ovunque ci sono gli assedi dei paparazzi e dei fotografi. Ho letto una roba del tipo che ti davano, che i giornali offrivano 300.000 euro per una foto di Elizabeth, tutte ste cagate qua. E quindi Elizabeth vive in questo istituto e viene regolarmente visitata dagli altri suoi figli, che vengono accompagnati da Rosemary. E i bambini tra di loro, sia quelli di sopra sia quelli di sotto, stringono comunque un rapporto, e ci sono quelli di sopra che avevano una sorta di survivor's guilt, il senso di colpa del sopravvissuto. Beh, sì. Avevano una sorta di quella cosa lì e quindi si mostravano molto pazienti nei confronti degli altri bambini, che invece mostravano un entusiasmo per il mondo che stavano scoprendo. E quindi comunque i medici seguono anche questa riunione di famiglia. Inizialmente Rosemary è ben accolta, è la nonna, è quella che ha cresciuto i bambini, però i giornali riportano che dopo tanto tempo, dopo tante visite, Elizabeth caccia via Rosemary e impedisce di tornare a visitarla. Pare che sia perché era incazzata che i bambini cresciuti da lei la chiamassero mamma e non nonna. Ora, il bambino è normale che chiami mamma la figura femminile da cui viene cresciuto, quindi c'è. Che cazzo ci vuoi fare? Però io capisco Elizabeth, perché... obiettivamente, come puoi perdonare tua madre che non ti è venuta a cercare per 24 anni? Quindi, cioè, non l'ha salvata. Ora, magari non avrebbe potuto salvarla, però non... sta di fatto che non l'ha salvata. Quindi Rosemary, che se ne vada anche a fanculo. Sì, ma anche perché comunque, per quanto magari Rosemary dica ma io non ne sapevo niente, non mi sono accorta di niente, cazzo, valle a credere. Cioè, te che hai subito quella roba lì, valle a credere, vai a dire sì, c'è ragione. C'è ragione, era possibile che non lo sapeva. No, ma io ci credo che non lo sapeva, però è vero che lei tutto quello che diceva suo marito era così e basta, cioè non è che provava
perché secondo me il salvataggio di Rosemary no, non ci si può aspettare che fosse una volta che Elisabetta è stata rinchiusa, perché io lì ci credo al 100% che lei non lo sapeva, ma a prima, quando comunque suo marito le metteva le mani addosso, cioè lì sì, c'è stato un intervento, perché lei aveva terrore di quest'uomo, che è una vittima anche Rosemary, chiariamolo, è ovvio. Però, vabbè, comunque, chi se ne frega. Dopo tanto tempo, finalmente, Kerstin si sveglia dal coma. Questa cosa la voglio dire. Chiede se può avere dei CD di Robbie Williams. Prima cosa che vuole sono i CD di Robbie Williams. E poi il primo desiderio che esprime è che vuole andare a un concerto di Robbie Williams appena si riprende. Quindi... Va bene. Si vede che guardava MTV mentre era nel rifugio. Eh sì, è possibile, e lui è carino. Boh, a me non è mai piaciuto Robbie Williams, però vabbè, comunque lei aveva espresso questo desiderio. Joseph, chiaramente, mentre succedono tutte queste cose che si recuperano i bambini, Joseph è messo sotto torchio dalla polizia che lo interroga, e lui dice cose del tipo: allora, chiariamo una roba, io non sono un mostro. Cioè, se io fossi stato un mostro, avrei fatto morire Kerstin. Invece, l'ho portata in ospedale. Quindi io sono una bravissima persona e io ho messo Elizabeth in cantina per salvarla da se stessa, per salvarla dalla tossicodipendenza. E qui facciamo un altro parallelismo con la ragazza nella scatola, perché Cameron aveva tirato fuori anche lui la scusa che l'aveva rapita per salvarla dalla tossicodipendenza. Una scusa che piace ai rapitori, questa. Perché... Sì, ma anche David Parker Ray aveva detto che la ragazza scappata la stava salvando dalla tossicodipendenza. Perché è una scusa credibile. Oddio, credibile. È una scusa che secondo te ti fa sembrare una brava persona, ma no. Cioè... Sì, è una scusa che ti fa sembrare un eroe. Sì, nella loro testa bacata, però sì. E poi si azzarda a dire che il loro rapporto era completamente consensuale. Era Elizabeth che era innamorata di lui. Lui cosa poteva fare? Cioè, se tua figlia ti vuole scopare, mica puoi dire no. Ma sì, ma infatti, ma che ragionamento è? Minchia, tua figlia, cazzo. E poi dice, ah, lei vi ha detto che io l'ho stuprata a 12 anni? Non è vero, no, io non l'ho mai toccata da minorenne, non farei mai una cosa così terribile. Io mia figlia la scopo solo da maggiorenne, sia chiaro, mettetelo nel verbale. E poi gli chiedono quella cosa di cui abbiamo detto prima, ma perché 7 figli in una situazione del genere? Cioè, signor Joseph Fritzl poteva farsi la vasectomia anche, perché cioè, è un uomo della sua età. E diceva, no, ma la vasectomia è pericolosa, io ho provato in tutti i modi a dire a Elizabeth di usare il preservativo, ma lei proprio non le piaceva col preservativo. Ma adesso, cioè, di tutte le scuse di merda, questa non, nessuno ci può credere a sta scusa. E poi gli dicono sì, ok. A meno che lui non dicesse la verità sempre, che ha fatto tutto Elizabeth. Tutto Elizabeth ha fatto, si è anche rinchiusa da sola, ha detto 7 porte. Sì, certo. Infatti. Ma chiaro, è stata tutta un'idea sola. Lui è la povera vittima. Sì, anzi. Vittima di questa figlia matta. Comunque poi gli dicono sì, ma cioè lei in teoria... ha fatto fuori Michael, perché Michael si è rifiutato di portarlo in ospedale. E allora Joseph dice, ma assolutamente no, qui è Elizabeth che dice le balle, Michael è nato morto, io l'ho solo cremato, è normale cremare la gente, quindi io non ho fatto niente di sbagliato, anzi io ero talmente un bravo padre nonno che portavo anche i regali, quindi cosa volete di più? Ovvio che se ti nasce un figlio nipote morto, cioè poi cosa fai? C'è lì la fornace, sbatti dentro, accendi, è risolto il problema, no? Ma è chiaro, e poi c'è l'avvocato di Fritzl che dice che Fritzl si mostrava molto confuso, non capiva perché lo volevano mettere dentro, cioè che non capiva cosa aveva fatto di male. Infatti Fritzl era convinto di essere in lizza per il Nobel come padre dell'anno. Cioè... Padre nonno, precisiamo. Padre nonno degli ultimi 24 anni. Assolutamente sì. Comunque, nel frattempo si sta preparando il processo e c'è un problema per l'accusa. Il problema per l'accusa è che loro vogliono metterlo dentro a vita, ma non hanno sufficienti capi di accusa per dargli l'ergastolo.
Perché? Lo so, Marco, lo so, è allucinante. Tu dici, che cazzo state dicendo? Allora, veramente, l'Austria, allora, se il governo, a parte dare soldi, facesse anche delle leggi normali, magari funzionerebbe meglio, comunque. Comunque, questo è il problema che ha l'accusa. Per l'incesto possono dare al massimo un anno. Che già, ok. Per lo stupro, massimo 15, ma è proprio il termine massimo. E io non ho capito perché rapimento non l'hanno tenuto in conto. Cioè, io la prima cosa che avrei detto è rapimento. E quello che gli americani chiamano anche il false imprisonment, quindi la prigionia fatta da un privato. Sì, sequestro di persona. Esatto, sequestro di persona. Cioè, sequestro di persona. La roba più ovvia... No, quello non lo calcolano. Però dicono, forse possiamo accusarlo di schiavitù, anche se è un reato tipo del codice penale del 1800. Però possiamo provare a usare quello. Alla fine dicono, ragazzi, ma possiamo accusarlo di omicidio per la storia di Michael. Quindi dicono, vai, accusiamolo di omicidio. Quindi loro mettono tutti questi capi di accusa perché hanno il terrore di non riuscire a tenerlo dentro per sempre. Ma porca miseria, ma sommateli. Sì, cioè, no, la loro idea è proprio che loro lo accusano di tutte queste cose sperando che sommandoli non esce più. Però erano no, tutte cose... No, dico sommateli, cioè, se lo stupro ti cos'è, massimo 2 anni? Sì, hanno fatto il calcolo 3.000 stupri. Però quanto pare il massimo è 15 anni lo stesso. No, ho capito cosa stai dicendo. No. Sì. Oh. Sì, sono quelle cose legali perché se c'è scritto fino a un massimo di... Guarda, allora io sto capitolo uscire. Del libro è l'unico che l'ho riletto 2 volte e non si capisce un cazzo, quindi io sto cercando di riferirvi quello che ho capito, poi vabbè, come ho già detto all'inizio ho dei dubbi su questo libro in particolare, consiglio di leggere l'altro, però fa niente, quindi mettono tutte queste accuse e poi in realtà vanno a processo senza avere tantissime prove, perché alla fine non servono, cioè c'è lo scantinato più prova di quello, c'è Elizabeth, ci sono i suoi figli, i test del DNA, non servono altre prove. E quindi Rosemary se la svanga che non gli viene chiesto di testimoniare, perché non la interrogano neanche, perché dicono ma non, neanche ce ne frega sapere se sapeva o non sapeva, tanto lui lo mettiamo dentro. Tanto un tonno. Sì, infatti. Poi Elizabeth però rifiuta di andare in aula perché non lo vuole più vedere suo padre. Lei l'aveva detto all'inizio, io vi dico tutto, però io quella persona non la devo vedere più. E allora loro registrano la sua testimonianza. Sì, quindi fanno una videotestimonianza. E quando viene trasmessa in tribunale, Joseph si mette a piangere e dice che fino a quel momento non si era reso conto di aver fatto tutto quel male a sua figlia. Pensava che lei era contenta. Marco è rimasto immobile. Sì, no. No, perché allora, ovviamente è possibile. Cioè, è possibile che lui nella sua mente bacata fosse convinto che stesse facendo del bene a sua figlia dall'imprigionarla. Sai che io non ci credo, io non ci credo. Non ci credi? No. No, perché per quanto puoi essere delusional, per quanto puoi essere fuori di testa, no, secondo me... Allora, io posso credere che lui si sia ritrovato ad un punto che veramente non sapeva più come farla uscire, quindi l'ha tenuta lì. Sì. Cioè, magari lui non aveva previsto veramente di farsi la famiglia sotto, un'idea che gli è venuta dopo. Sì. Però... No, cioè, quando dice che era consensuale così, secondo me è una balla. Cioè, è una balla, è ovvio, ma secondo me non ci crede neanche lui a quello, è troppo assurdo. Secondo me, poi dimmi tu cosa pensi tu. Sì. No, è che effettivamente se tu stai studiando un piano per uscire da quella situazione senza farti fermare, senza farti arrestare, è perché sai che stai facendo la cosa sbagliata, perché altrimenti li tireresti fuori e diresti, ok, questa qui è mia figlia che ho tenuto per il suo bene, ma perché lei voleva, per 24 anni in cantina e l'ho violentata a morte facendo con lei 7 figli, di cui uno l'ho anche bruciato, ma perché era nato morto. Cioè, effettivamente se sai che stai facendo la cosa giusta, non hai bisogno di nasconderti, non hai bisogno di sotterfugi, non hai bisogno. Mm-mm. Poi te la puoi raccontare che gli altri potrebbero non capire, però gli altri potrebbero non capire perché non si ragiona in quel modo lì. Ma chiaro. Comunque, appunto, durante... Allora, dall'arresto fino al processo e durante il processo, Fritzl ovviamente è in prigione. E mentre è in prigione,
lui colleziona tutti gli articoli su di lui, quindi diciamo anche sta cosa lì che colleziona gli articoli mentre è in custodia cautelare, no? E riceve un sacco di lettere. Ovviamente sono quasi tutti hate mail, quindi quasi tutte lettere d'odio di gente che lo insulta, però tra la gente che gli insulta riceve anche le lettere d'amore delle pazze, perché come ho detto... sì, persino Fritzl, c'ha le fan pure lui. Cioè Fritzl sì e io no. Marco ce l'hai anche sbagliare? Tu, no, ce l'hai sì, anche sì, tu, non dire le bugie. Sì, c'ha pure lui, c'aveva le pazze che gli dicevano, no ma... io vedo nei tuoi occhi che tu sei un bravo uomo e volevi solo salvare tua figlia e anch'io vorrei che tu mi mettessi in una cantina. Quindi c'aveva le fan che gli scrivono. Però ecco, per quanto gli faccia piacere ricevere lettere delle fan, lui in carcere è un po' triste perché si è reso conto che non può sfruttare l'ora d'aria. Perché quando esce dalla cella gli altri detenuti lo prendono in giro e lo chiamano Satana. Ma poverino. Ma povera gioia. Guarda, vabbè. Comunque... c'è un uomo di 70 anni, comunque un po' di rispetto. E invece no. Comunque finisce il processo e per fortuna viene giudicato colpevole. Tuttavia il suo avvocato difensore mi sembra un bravissimo avvocato, ho visto delle interviste, mi sembra uno che sa il fatto suo e riesce a provare che comunque lui era fuori di testa, che ci sta perché una persona che fa una roba del genere siamo tutti d'accordo che è fuori di testa e quindi riesce a farlo mettere in un istituto psichiatrico criminale, quindi comunque non è più nella prigione dove dicevano che era Satana. Quindi ha avuto un upgrade. La cosa positiva è che non uscirà mai, anche perché è stato messo dentro a 70 e passa anni, quindi se anche scadono gli anni per cui è stato messo dentro, cioè non arriverà vivo. A quel punto, da quello che so io, è ancora vivo ed è ancora nell'istituto e basta, questa è la punizione che ha avuto per i suoi terribili reati. Nel frattempo Elizabeth e i bambini hanno finito il loro percorso di reinserimento nel mondo reale e sono andati a vivere tutti insieme in un villaggio in campagna dove cercano di mantenere il profilo più basso possibile. Non si sono mai fatti intervistare, nessuno di loro, però pare che appunto sia i cosiddetti figli di sopra sia i figli di sotto siano riusciti a stabilire un rapporto di fratellanza. Elizabeth sembra che abbia trovato l'amore dopo questa esperienza traumatica durata 24 anni, perché pare che stia insieme alla sua guardia del corpo, che tra l'altro ha 20 anni in meno di lei. Quindi dopo aver subito le moleste di sto vecchio schifoso, almeno si è beccata un giovane aitante. Aitante l'ho detto io, però fa la guardia sì. Del corpo, sarà un po' aitante. Sì. No? Quindi... sì, esatto, non sarà come me. Però no, pensavo, ha trovato l'amore e si è messa con suo figlio. No! No, dai Marco, no. Ma tutta pessima. Sì, questa era brutta, ma te la concediamo perché stai male. Poi, Natasha Kampusch, secondo me gli è un po' scocciato che gli hanno rubato il... come si chiama? La luce. La luce del riflettore, che la luce della ribalta. Esatto, gli hanno rubato il riflettore. Allora si è messa lei a organizzare una raccolta fondi per loro. Perché così almeno guardate me. No, vabbè, no, parleremo anche di Natasha Kampusch, che anche lei sì. Ha vissuto una roba terribile. Comunque inizia una raccolta fondi in favore di... io non lo so se hanno cambiato cognome, perché sarebbero i Fritzl, perché quello è decisamente... è il cognome sia della madre che del padre. Sì, sì. Io spero che abbiano cambiato cognome, ma non sappiamo quale. Comunque, in favore della famiglia, Natasha Kampusch ha donato 37.000 euro e... Arnold Schwarzenegger, che è americano, ma lo sappiamo tutti, è originario dell'Austria, ha invitato tutta la famiglia in California, ha detto che li ospita da lui e non vede l'ora di portarli a Disneyland e agli Universal Studios. Che io dico, i bambini erano emozionati per il viaggio in macchina, aspetta un attimo prima di caricarli sulle montagne russe, poi cioè, aspetta un secondo, stai calmo. Non so se abbiano accettato questo invito.
Secondo me sì, perché come fai a non accettare un invito di Arnold? Però magari se la stanno prendendo con calma, non lo so se, non lo so se sono andate o no. Non ho trovato notizie al riguardo, ho trovato le notizie su lui che li ha invitati. Sì, sì. Non so se sono andati, boh, mistero. Comunque, per chiudere, questa faccenda, cioè il ritrovamento di Kerstin, il processo e tutto, si è svolto nel 2008, anno in cui l'Austria doveva ospitare gli europei di calcio. Sì, è vero. Ecco, e quindi il governo era preoccupatissimo, fa adesso cazzo devono venire, cioè abbiamo l'attenzione mondiale per gli europei e facciamo sta figura barbina, e allora si mettono a fare delle conferenze stampa dove vogliono precisare che l'Austria non è la patria dei dungeon, non è la patria della gente sequestrata nelle cantine. Ora ragazzi, mi dispiace, ma se senti il bisogno di fare una conferenza stampa dove dici che il tuo paese non è la patria della gente che rapisce le persone e le mette in cantina, significa che lo è. Quindi spiace, ma... Sì, soprattutto se dai fondi per ristrutturare le cantine e soprattutto se vengono fuori due storie simili nel giro di poco. Sì, nel giro di due anni sono venute fuori, e quindi io mi chiedo quante altre persone sono sequestrate nelle cantine del mondo. Austriaco. Dell'Austria... decine, cioè non c'ho dubbi, però in generale è una roba che veramente ogni tanto mi mando in paranoia e mi faccio sta domanda. Eh sì, quello lì, sì, in effetti se uno comincia a pensarci sclera, perché chissà quanta gente in questo momento è tipo rapita e... Sì, vabbè, è sequestrata. Tante storie in realtà le sappiamo, perché vabbè, tutta la tratta legata alla prostituzione, sono cose così. Però oltre a quella, che è una tragedia incredibile, su cui nessuno fa niente perché non gliene frega niente a nessuno, però io la trovo una delle grandi tragedie moderne, ma a parte quello, anche proprio i privati che rapiscono una persona sola e ce l'hanno in cantina, a me quella roba mi inquieta, perché qualcuno c'è. Ma pensiamo anche a Marco Champier sequestrato e costretto a fare crime and comedy da Clara. Non scherzo, è vero. Da ormai due anni chiuso in camera. No, Marco Champier deve ringraziare Clara, perché se Marco Champier avesse avuto altri partner in questa storia si sarebbero rotti il cazzo. Sì, sì, sì. E invece Clara dice: facciamo più puntate, ma facciamo un altro podcast. No, ascolta, abbiamo bisogno di dare più ore ai nostri ascoltatori. E quindi sì. Ringraziate me per le puntate extra che gli metto il fuoco al culo. Lui mi odia, però in realtà è giusto così. Vabbè, comunque vale la stessa cosa per te. Un altro partner, non so se ti avrebbe supportato. Non mi avrebbe mai supportato, infatti ci siamo trovati ed è fantastica questa cosa. No, ma lo so, ma dai, ma te lo dico sempre che ti apprezzo, non c'è bisogno che me sì. le tiri fuori con la forza, te lo dico sempre. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntatona, quindi storia richiestissima. Non vi preoccupate, vi parliamo anche di Natasha Kampusch, però... l'anno prossimo, insomma, abbiamo appena affrontato, sì. cioè le storie cerchiamo fra due anni perché fra due anni, perché se manteniamo la distanza, da quando la distanza deve essere sempre di due anni, anche sì. invertendo le cose. Vabbè, comunque basta così ragazzi, noi vi diamo appuntamento ormai ci sentite tutta la settimana, perché alla fine noi vi diamo appuntamento a domenica cascasse il mondo esce Crime and Comedy, il mercoledì buttate un occhio su Spotify, a volte ci sono delle puntate casual, a volte no, voi il mercoledì guardate, e poi finché non finisce la prima stagione, anche il giovedì esce il nostro nuovo podcast che è Vite Scomode. Adesso sta girando la pubblicità nel nostro stesso podcast, ci sono delle inception strane di pubblicità, quindi scusate se avete già sentito noi che vi dicevamo questa cosa in una pubblicità, ma quelle non le possiamo controllare noi, ve lo diciamo, esatto. Abbiamo il nostro nuovo podcast Vite Scomode, mettete il segui su Spotify, Amazon Music o sulla vostra piattaforma di podcast preferita, lì esce una puntata ogni giovedì, quindi insomma vi facciamo compagnia sempre, al punto che ci odierete. Sì, sì. Quindi... se già non lo state facendo. In ogni caso, se non ci odiate, ma un minimo di bene ci volete, potete trovarci sui nostri social, che è crimeandcomedy.podcast. Sì.
su Telegram, Climbing Comedy Group, che vale anche per Vite Scomode, non stiamo a fare un altro gruppo che poi impazziamo. Esatto. E poi c'è il sito climbingcomedy.it. Sì. E niente, ci sentiamo forse mercoledì, forse, cioè sicuramente domenica. Esatto. Sto dicendo forse. No, domenica sempre. Grazie mille, ciao ragazzi. Ciao, grazie.